ben sintonizzati su Aria Pulita Mattina. Allora, buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno. Oggi abbiamo tanto fermento. Oggi veramente, veramente. Anzi, facciamo vedere un totale perché oggi abbiamo un ricchissimo parterre. Buongiorno a tutti. Ci stiamo tutti, sì. Ci stiamo avvicinando sempre più, insomma, verso la data decisiva delle elezioni, sia a livello politico che a livello regionale, per cui vi presenteremo giorno dopo giorno sempre più candidati, anche sempre più liste. Allora, vediamo, intanto di dare subito il benvenuto, mentre tutti per passi, già pronto, bene. Guarda, così liquidiamo subito le pratiche burocratiche. Oggi, 7 febbraio, San Girolamo, giorno importante perché grazie al cielo oggi è l'ultimo giorno dove si possono pubblicare i sondaggi, quindi da domani non sapremo più nulla, ma andremo sereni e serafici verso le elezioni e chi vincerà, vincerà. Fammi salutare Girolamo Melis, che tanto che non lo sentiamo. Ah, è vero, amico Girolamo, e facciamo gli auguri di buon onomastico allora. Fini, basta, cioè non è fine. Compleanni, proverbi. Non c'è niente a festeggiare. Vabbè, hai ristretto proprio i tempi. Diamo il benvenuto agli ospiti. Silvano Martinotti per il Popolo della Libertà. Buongiorno Martinotti, ben arrivato. Grazie, buongiorno a tutti quanti. Pietro Foroni della Lega Nord. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Roberto Salis per Fare per fermare il declino. Buongiorno. Buongiorno Salis. Buongiorno. Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori. Buongiorno. E Giuseppe Torchio del Centro Popolare Lombardo. Buongiorno. Pronto, partiamo subito con voi. Vogliamo vedere i sondaggi, almeno oggi dedichiamoci ai sondaggi, l'ultimo giorno, possiamo stare proprio senza tanti sondaggi, ovviamente diversi a secondo di chi li presenta. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno a te. Buongiorno a te. Buongiorno, ma sei come Berlusconi? Perché? Aumenti i posti di lavoro. Hai visto? Ne aumenta 4 però milioni. Però io a 4, adesso 4 milioni di persone qua in studio la vedo difficile, questo non riesco a fare. Ma da 4 sono diventati 5 e stai già iniziando a fare miracoli. Va bene. C'è l'IVA. Cioè io quest'uomo qui è una valanga di idee, cioè un milione di posti di lavoro gli aveva promessi 10 anni fa, e non ne ha fatto neanche uno. Adesso ne ha promesse 4 milioni. Io devo vedere quanto ci deve costare quest'uomo prima che sparisca. Adesso mancano ancora 2 settimane. Tutte le promesse fatte da Berlusconi a noi italiani ci sono costati dei soldi. E io spero che sparisca, perché 4 milioni di posti di lavoro vorrà dire una ventina di miliardi di euro buttati nella spazzatura con Berlusconi. Grazie, buona giornata. Simona. A te Angelo. Martinotti, vengo subito da lei, insomma, se Berlusconi riuscisse a creare 4 milioni di posti di lavoro in un momento in cui c'è una moria di occupazione nel nostro paese, in cui c'è bisogno di crescita, beh, se questo fosse vero sarebbe auspicabile per il nostro paese. Ma vediamo i giornali come intitolano questa proposta. Diamo un'occhiata al Corriere della Sera. Il Cavaliere, 4 milioni di nuovi posti, elite sul lavoro con il Partito Democratico. Repubblica, Berlusconi promette 4 milioni di posti. Prego Martinotti. Se Berlusconi ha detto che promette 4 milioni di posti, vuol dire che ha fatto un'analisi ben precisa di quello che l'Italia può fare. Cioè, fermarsi solo sul fatto di una promessa lascia il tempo che trova. Occorre entrare e valutare cosa sarà necessario fare per garantire questi 4 milioni di posti di lavoro. Certamente Berlusconi ha in mente le grandi opere, questo è fuori discussione, che sono un volano trainante per i posti di lavoro, e certamente vi è un'analisi generale, ma se Berlusconi non entra nei meriti tecnici, rimane tutto piatto. Cioè, se lo scandalo è sempre quello di discutere una promessa che poi andrà vista, io mi auguro che non solo Berlusconi possa dire dei 4 milioni, ma mi auguro che vi sia un Parlamento unito in toto, Camera e Senato, che poi aiutino chi andrà a governare nella creazione di 4 milioni di posti di lavoro. Se poi saranno 3 saremo felici, ma non possiamo fermarci sempre solo su un pensiero, su un'analisi, cominciando a mettere le mani avanti dicendo che sono tutte cose inutili, sono false promesse. Io credo invece che una promessa di questo tipo vada seguita e che debba esserci un impegno della politica tutta a verificare che invece si possano costruire e si possono valutare tutte le possibilità per creare. E i 4 milioni di posti di lavoro sono una cosa certamente seria, ma Berlusconi, a fronte dell'esperienza, se l'ha detta vuol dire che le possibilità ci sono. E io sono anche qui per dare il mio piccolo contributo in Regione Lombardia affinché qualche cosa possa essere parte di quei 4 milioni di posti di lavoro.
Ecco, Grisoli, per essere precisi, Berlusconi poi ha precisato, questa è solo un'ipotesi. Certo, ma qui tutti precisano, smentiscono. Berlusconi è maestro, lo era in passato nel dire delle cose alla televisione, poi dire non l'ho mai detto, nonostante fosse indicato sul... insomma, si potesse rivedere il filmato. Monti sta seguendo la stessa strada. Se c'è una cosa da sottolineare in questa campagna elettorale, il barzellettismo di Monti, anche prima, perché insomma anche cinico rispetto ai giovani che insomma non avevano lavoro, dice che noi avere un lavoro fisso e tutte queste cose. Oggi dice non dice, pare che l'IMU sia stata fatta da qualcuno che passava per caso, non lo sapeva nessuno. E quindi insomma questa ipocrisia, ma avviene anche a sinistra, ne faccio una cosa, per esempio sugli F-35 che giustamente è stato rimproverato al Partito Democratico di oggi chiedere di ridurne il numero, ma Ingroia e la sua coalizione ha detto in ritardo, peccato che fossero stati votati anche da Diliberto, Di Pietro e lo stesso ministro Ferrero. Quindi l'ipocrisia impazza in tutti quelli che hanno governato, da Storace a Ferrero, e che hanno dato legnate ai lavoratori per 20 anni. Impazza l'ipocrisia, perché naturalmente campagna elettorale non puoi dire, non puoi rivendicare quello che hai fatto perché è stato contro i lavoratori, non puoi dire quello che farai perché sarà contro i lavoratori, e nei programmi guardando le cose effettivamente, perché per esempio Berlusconi dice restituiamo 4 miliardi di IMU, ma poi propone 80 miliardi di tagli che saranno essenzialmente costi sulla sanità, eccetera, eccetera, e risparmi invece per i padroni. Quindi tutti devono fare ipocrisia, gli unici che hanno, io credo, la patente per esprimere la verità, e la esprimono dal punto di vista dei lavoratori, credo che è il mio partito. Forse dal punto di vista del padronato, di una concezione liberale antioperaia, la lista di Giannino. Ecco. Pronto, buongiorno. E poi diamo subito la parola a Fare per fare il declino. Sento un attimo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Sì. Aria pulita? Sì, aria pulita. Sono Franco della provincia di Novara. Buongiorno, Franco. Sento che tutti dicono Berlusconi, non che io voti Berlusconi, ma le parole lui ha detto, se ogni imprenditore assume una persona, si possono avere 4 milioni di lavoratori. Perché non dicono tutta la frase com'è sti politici? Vogliono fare credere quello che pensano loro, sia destra, sia sinistra, sia centro. Non per dare ragione a una persona, poi ci prendono in giro questi politici. Adesso con tutti questi partiti che vogliono prendere il posto di lavoro, prendere il loro stipendio e tutte le agevolazioni che hanno. È quello lì che vogliono questi politici. Dicono quella verità. La sinistra, una volta dicevano che i padroni erano tutti sfrattatori, che non bisognava lavorare. Non sono un padroncino, sono un operaio, un pensionato. Con 80 anni. Non lo dicono i sindacati poi, è un altro carrozzone, non fanno nemmeno l'inventario, quello che prendono, quello che danno. Ma non so io, sta gente. Va bene, Franco, un saluto così vado avanti con gli ospiti che rispondono anche a quello che è veramente il tuo risentimento nei confronti di un sistema che non va bene. Salis. Sì, i 4 milioni di posti di lavoro, si poteva anche dire 6 milioni, tanto dire dei numeri così serve abbastanza poco. Quello che è importante, che è veramente fondamentale, è il fatto che noi ci troviamo a operare con uno Stato grasso. Uno Stato grasso vuol dire un volano incredibile nei confronti dell'economia. Noi dobbiamo riportare lo Stato verso una condizione di snellezza. Lo Stato grasso è un volano, appunto, che realizza quelle situazioni che abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Vuol dire che l'Italia negli ultimi 20 anni, quando l'economia cresceva, a causa del volano che frenava la crescita, cresceva meno degli altri paesi, e quando invece l'economia era in crisi e quindi si decresceva, la nostra economia e la nostra Italia decresceva di più degli altri paesi, perché il volano creava
un'ulteriore massa che faceva frenare meno lentamente la nostra economia. Noi dobbiamo lavorare sullo Stato, abbassando la spesa, riducendo drasticamente il debito e facendolo con un programma chiaro. 4 milioni di posti di lavoro probabilmente sono anche pochi se riusciamo a lavorare riformando veramente dalle basi lo Stato. Noi al momento, con lo Stato in queste condizioni, è come se facessimo un gran premio di MotoGP con una moto da trial. Sentiamo anche il Centro Popolare Lombardo con Torchio. Ma intanto bisogna lavorare a sburocratizzare, a tagliare sull'improduttivo. Questo è il vero problema, il nodo, anche se in Lombardia i trend di efficienza sono più forti. Però abbiamo anche noi una situazione di stratificazione, quindi dare un accesso al credito alle imprese, che è l'altro degli aspetti più macroscopici, che mentre c'è una grande crisi a livello di scandali anche bancari, nello stesso tempo non c'è la risorsa necessaria per poter andare avanti. Alla gente manca la fiducia di intraprendere, ma il fatto è che con il patto di stabilità si sono bloccati anche tutti gli investimenti pubblici, quelli degli enti locali. Si è detto applichiamo un credito d'imposta alla creazione delle infrastrutture. Noi veniamo con Foroni dal sud della regione e sappiamo che lì c'è una carenza che è totale, quindi c'è un problema di riequilibrio. Una Paulese che non ha i finanziamenti per fare il ponte sull'Adda, il prolungamento del metro a Paolo, cioè ci sono delle cose che io penso, bianchi, verdi o rossi, sul tema del minimo indispensabile di adeguamento e di ammodernamento della struttura, dei servizi, dei trasporti e dell'efficientamento delle imprese, siamo d'accordo. Serve la benzina per andare a fare queste cose, quindi nella selezione non vi può essere un taglio brutale, ma vi deve essere una fascia che opera in questa direzione. Si parla, e molti sono per l'acqua pubblica, ma non c'è un centesimo per esempio per finanziare le reti. Ci sono le reti tecnologiche che avanzate, la banda larga e quant'altro, siamo indietro rispetto all'Europa, abbiamo la necessità di intervenire per esempio anche su quelle che sono i beni comuni. Non è sufficiente votare sì ad un referendum per l'acqua, ma bisogna avere le palanche. E una volta in questa regione c'erano dei fondi di 1.000 miliardi delle vecchie lire su cui magari la regione interveniva battendo l'onere dei mutui, quindi gli enti locali erano nelle condizioni di assumerli. Oggi col blocco previsto dal patto di stabilità non si riesce nemmeno a fare le cose di ordinaria amministrazione. E allora arrivano i privati che comprano praticamente tutto. Ma è sufficiente? Sarà efficiente domani la privatizzazione? Ci costerà di più? Queste sono le domande. Quindi un volano che crea occupazione, possibilità, ecco, anche tutte le energie rinnovabili. Da noi si assiste ad una colonizzazione. Merkel ha fatto 1 milione di posti di lavoro con le energie rinnovabili. Da noi le tecnologie sono quasi tutte di importazione. Anche la manutenzione di tutti questi impianti nuovi non sono ancora entrati nella logica di creare un volano. Allora dobbiamo metterci in movimento per realizzare anche questi servizi e queste innovazioni. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Pronto, con chi parliamo? Arriverà. Buongiorno. Allora, riprendiamo. Ciao, eccoti qua, ti stavo per mettere giù la cornetta, prego. Ciao Simona. Ciao a te. Come va? Come stai tu? Ah, io bene, per adesso. Ma dai, per adesso, dai, stai bene, punto. Sì. Dimmi tutto. Volevo dire, bisogna dare tanti soldi alle banche, almeno così dopo si spartiscono loro. Ho visto lì a Montepascoli lì. Pascoli. È carina Montepascoli. Pascoli è carina questo Monte dei Pascoli. Dimmi, è poetica. Pascolano da lì. Questo è il nostro Domenico, che si chiama la Castellamonte. Domenico, parliamo anche con gli ospiti proprio di quelle che sono le vicende del Montepaschi di Siena, che continuano ad aumentare, insomma, in termini di notizie e indiscrezioni, perché le indagini vanno avanti. Intanto vediamo gli aggiornamenti di oggi. Domenico, un abbraccio e un saluto. Andiamo da Foroni per parlare, insomma, di questo scandalo dei derivati. Interviene Mario Draghi, che dice: ho firmato io le ispezioni del Monte Paschi di Siena. Il presidente della Banca Centrale Europea dice: Banca Italia è stata tempestiva, più potere adesso per cacciare i manager.
Molti voci sono rumor da campagna elettorale. Vigiliamo sull'euro che è troppo forte. E poi nell'inchiesta è indagato anche il documento tenuto segreto. Ecco tutte le cassaforti dove è nascosto il tesoro. Nuove accuse a Vigni, dalla Galvani ai misteri di Enigma. Veramente una vicenda che ha molti, molti lati oscuri. Per quanto riguarda la fondazione, sta per cadere anche l'ultimo tabù, la sede non più a Siena. Confronto sullo statuto dell'ente deve essere pronto per fine mese. Il Ministero vuole una rapida approvazione. Saranno dimezzati intanto i posti nel Consiglio per quanto riguarda la presenza di esponenti del Comune e della Provincia. Nuove cessioni. Foroni. Ma allora, è evidente che adesso che se a livello europeo vogliono dare una mano al Presidente della BCE, Mario Draghi, possono farlo, può essere comprensibile, ma penso che la gente non sia sciocca nel capire, nel verificare che in tutta la fase, in tutta la vicenda dei Monti di Paschi di Siena, qualcosa evidentemente non ha funzionato. Qualcosa non ha funzionato nella gestione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, sia per quanto riguarda il livello politico, perché la metà più uno dei consiglieri veniva nominato dal Comune e dalla Provincia di Siena, storicamente di sinistra o di centrosinistra, nel senso che se lì candidi di Topolino, Pippo, Minni per il centrosinistra vincono sempre, ed è un male ovunque se non c'è un ricambio e altre verifiche. Due, il management, perché non è solo colpa dei consiglieri ma anche dei management, cioè dei bancari, che hanno creato una situazione manipolando e giocando con la finanza. È successo a livello mondiale, ne stiamo pagando le conseguenze con le crisi, si è sempre detto in Italia tutto questo, le nostre banche eccetera, non è successo, è uscita la vicenda del Monte dei Paschi di Siena, auguriamoci che sia una vicenda isolata per quanto riguarda i derivati e che non ci siano altre situazioni in altri istituti di credito, perché sono bombe ad orologeria destinate a scoppiare sulla testa dei consumatori, dei risparmiatori, delle banche e quindi poi di tutti noi. Altra cosa, il sistema di controllo non ha funzionato. Il sistema di controllo non ha funzionato perché, se è vero che le relazioni erano sul tavolo dell'autorità di vigilanza presso Banca d'Italia e che in queste relazioni era scritto esattamente nel portafoglio o Monte dei Paschi di Siena quello che c'era, evidentemente qualcuno non ha controllato nella maniera più nella però maniera a volte più c'è corretta. Anche un problema, Foroni, del rapporto che non dovrebbe esserci tra politica e banche, se non quello di spingere le banche a fare un'azione importante, allora, quella di erogare del credito alle imprese, ai cittadini, allora, cioè questo dovrebbe essere il compito della politica. Allora io sono un fautore, venendo da Lodi, dove qualche anno fa qualche problemino c'è stato anche su Lodi, e avrebbe dovuto insegnare molto, ma evidentemente alla fine si prendono le singole situazioni, si tappano le singole situazioni e poi si fa finta di niente. Quindi una netta separazione tra politica e mondo bancario, che sono due cose che sono completamente diverse. Ma punto secondo, in questa vicenda come in quella precedente, chi deve vigilare non ha vigilato. E poi c'è il rastrellamento delle banche locali. E delle banche, perché non è... Io vengo dalla Banca Agricola Mantovana, come le popolari di Cremona e di Crema, dopo gli assorbimenti non hanno più la funzionalità, senza fare azioni di rottura rispetto alla clientela, però non c'è più la radicalità territoriale, per cui abbiamo dei problemi anche nell'erogazione del credito. Certo. Questo è il vero perché problema. Ma possiamo... il dramma vero, riprendiamo dopo la pubblicità perché c'è la pubblicità. Scusa. Il dramma vero è che per quanto riguarda anche il credit crunch, per cui l'immediatezza anche nell'avere insomma dei prestiti, dei fondi a disposizione, oggi come oggi anche le aziende sane fanno fatica ad ottenere dei prestiti dalle banche. Figuriamoci quelle con dei problemi, e sappiamo quante ce ne sono oggi in Italia. Ci vediamo tra poco.
scrivetemi micheleavola@telecity.it, il fax 02 48 88 86 310 oppure chiamatemi 02 48 88 86 1. Eccoci tornati in diretta, riprendiamo con le vostre telefonate, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Lo prego. Pronto, buongiorno Simona, sono Luca da Milano. Sì, Luca. Volevo chiedere il signor Polizzi, stamattina ce ne sono 5 Simona, stamattina arrivano in ritardo, va bene, fa niente. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Cosa ha detto? Non ho capito. Stamattina arriva in ritardo. Stamattina ce ne sono 5 e pensa che ce ne saranno anche 6 andando, più ci avviciniamo sotto le elezioni ce ne saranno sempre più. Torniamo a parlare di banche, vediamo Franca che ad esempio con i suoi fax scrive ho riportato le notizie che ho letto sul giornale, Mussari e Vigni che avrebbero immesso sul mercato notizie false per alterare il prezzo dell'azione del Monte dei Paschi di Siena, la finanza che sequestra 40 milioni di euro scudati in banche fiduciarie, la Guardia di Finanza quindi sta sequestrando titoli e liquidità in banche e fiduciarie collegate per circa 40 milioni di euro e secondo quanto si è appreso vengono eseguiti nei confronti di banche o fiduciarie nell'ambito del reato contestato da alcuni indagati nell'inchiesta di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Monte dei Paschi di Siena. Ma se fosse vero, perché il Partito Democratico facendo rientrare con le fondazioni questi importi ha sempre avversato il rientro dei capitali con un tasso del 5%? Ripartiamo da Martinotti, così sentiamo anche Martinotti su Monte dei Paschi di Siena, ma veramente io vi chiedo anche di intervenire sul sistema bancario, perché quello che stanno vedendo i cittadini è una non erogazione dei prestiti, non possono accedere a mutui, non hanno i prestiti per andare avanti, le imprese non ce la fanno perché, ve lo dicevo prima, sia quelle in attivo sia quelle che sono in difficoltà non hanno i soldi, però le banche sono state tanto aiutate, Martinotti. Sì, ma guarda, io sono d'accordissimo con i cittadini che hanno bisogno di avere elementi immediati. Il monte, come diceva l'amico simpatico, il Monte del Pascolo di Siena è una cosa ormai che appartiene alla macroeconomia, lasciamola lì, sappiamo tutti quello che è successo. Vero è che il sistema bancario in questi ultimi anni ci ha fatto credere che grande è meglio, mentre invece ha completamente distrutto le banche locali che avevano un rapporto diretto con l'imprenditore, con l'artigiano, con il commerciante e quindi all'epoca il direttore aveva anche una funzionalità diversa, aveva una capacità, non aveva solo un tasto su cui schiacciare e decidere se il rosso, il verde, il giallo potevano dare valore all'imprenditore. Oggi con Basilea 3 hanno distrutto tutto. Ci sono direttori di banca che oltre a 5-10 mila euro forse non possono nemmeno andare. E questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che l'artigiano, persona per bene,
magari con 50 anni di attività decorosa e di grande dignità, con 5 persone, non dico le grandi aziende, si ritrova a avere una fatica assurda perché non ha liquidità. Oggi avere un prestito di 10.000 euro che di fronte a un'azienda commerciale o artigiana è nulla, ti tocca andare con babbo, mamma, zia, nonna e non solo, e forse devi avere anche proprietà immobiliari, devi avere anche soldi depositati, per cui qui certo la qualunque potrebbe essere maestro nel merito, dico ma a che cosa serve chiedere soldi quando uno ce li ha? Per cui certamente il sistema bancario è una delle prime cose che la politica deve correggere. La banca non può gestire la politica, ma è la politica che deve gestire la banca. Le banche a mio avviso devono ritornare a ripensare alla capacità territoriale. Non possono le banche essere centralizzate e discutere con Roma anziché con altre città che non hanno minimamente, sono direttori bancari che arrivano catapultati da Palermo, dico a Milano anziché non so dove non hanno conoscenza del territorio, non hanno conoscenza delle persone che operano da 20 anni, da 30 anni, da 40 anni nel territorio, per cui così non arriveremo da nessuna parte. Io personalmente conosco casi specifici, mi occupo di queste cose, sono uno che si danna, che si batte affinché il sistema bancario rientri verso la gente, non che si allontani. Sono uno che abolirebbe immediatamente Basilea 3, perché ha fatto solo del grande male, ha solo messo in condizioni le aziende di licenziare, ha messo in condizioni di indignità le persone che da 50 anni hanno operato e hanno costruito l'economia di questo territorio, e ha messo in condizioni di indignità operai che lavoravano all'interno di aziende che guadagnavano uno stipendio, e oggi grazie al sistema bancario che ha rifiutato e che rifiuta e che non offre soldi, che deposita soldi alla Banca Centrale Europea, mettendo in difficoltà l'economia di un territorio e di un paese. Per cui certamente uno dei miei impegni, ma sarà credo l'impegno di tutta la politica, è quello di invertire, di mutare questa cosa e di parlare con la gente del Monte del Pascolo di Siena, lo chiamerò anche io così, e ora che dobbiamo metterlo da parte, si deve occupare la grande politica. Noi dobbiamo occuparci però di risolvere il problema delle persone che fanno fatica. Salis. Sì, secondo me dobbiamo uscire da un equivoco fondamentale. Non è pensabile negare ulteriormente che la presenza dei politici nelle fondazioni e nelle banche abbia una diretta influenza sull'erogazione del credito. Le banche italiane sono tutte sottocapitalizzate. Per essere capitalizzate bisogna far affluire al capitale appunto di queste banche del capitale fresco. Se questo avviene, le fondazioni vanno in minoranza e i partiti politici perdono il controllo delle banche. E questo è il reale motivo per cui non ci sono i soldi per finanziare le attività locali. Bisogna eliminare assolutamente la politica dalle fondazioni e dalle banche e rendere le banche libere di agire per fare quello che devono fare, che è prestare i soldi a chi ne ha bisogno. Un altro tema che secondo me va completamente sfatato è il fatto che responsabilità come quella del Monte dei Paschi siano attribuibili ai manager. Il manager in un'azienda, io ho fatto l'amministratore delegato per parecchio tempo, non è l'unico gestore dell'azienda. Il manager in azienda, il presidente, l'amministratore delegato è come il timoniere in una barca. Tiene il timone e gestisce la barca. La rotta la stabilisce il Consiglio di amministrazione. E non mi venite a dire, veramente, non posso credere che il Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi abbia deciso di comprare Anton Veneta a 10 miliardi di euro contro un valore di mercato di 7, l'abbia deciso senza aver preso parte alla decisione. Quindi i manager sono sicuramente colpevoli, probabilmente Mussari tra lui e Schettino, non so chi scegliere come timoniere, però ovviamente il Consiglio di amministrazione ha una responsabilità fondamentale e il Consiglio di amministrazione è espressione politica. Ecco, abbiamo il traffico, Roberto. Allora ci colleghiamo con Infomobility Fiera Milano. Mita, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Per la rimozione di alcuni veicoli incidentati si procede lentamente sull'A4 tra Brescia Centro e Brescia Ovest in direzione Milano, poi in questa direzione per il solo traffico intenso si viaggia lentamente anche tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa, poi code sull'A1 Milano-Bologna tra l'innesso con la tangenziale Est e l'innesso con la Ovest in direzione Bologna, in questa direzione si rallenta anche sulla tangenziale Nord.
coda per il momento tra Monza e l'innesto con la tangenziale est. Buona giornata a tutti voi. Grazie Mita, buona giornata. Grazie Mita. Allora sentiamo anche Grisolia sul fronte bancario, poi proseguiamo con fronte, i cittadini e le loro tante domande. Sul fronte bancario partirei dalla domanda che in un suo poema un vecchio abbastanza conosciuto, almeno diciamo da persone colte, poeta comunista che si chiamava Bertolt Brecht, poeta e drammaturgo, diceva in uno dei suoi poemi: è più grave rapinare una banca o fondare una banca? E credo che i fatti dimostrino che aveva ragione lui, che questa domanda, sì, fondare e affondarla, la cosa può essere congiunta. È chiaro che il sistema bancario possiamo definirlo con un po' schematicamente un sistema criminale, ed è un sistema che io apprezzo, però è buttata lì alcune uscite anticapitalistiche, sembrerebbe, di alcuni esponenti della destra o del centro che qui sono presenti, su quello che hanno fatto le banche o sul fatto che certamente sono i consigli di amministrazione che sono responsabili, quindi padroni o chi, diciamo, una funzione padronale è responsabile di quello che le aziende fanno, per cui anche la Fiat è responsabile della famiglia Agnelli che parassita, perché Marchionne lavora male contro i lavoratori, ma gli altri invece non fanno niente, parassitano, quindi sono assolutamente inutili i padroni. Detto questo, noi abbiamo basta espropriare, l'unico padrone buono è quello espropriato, mica bisogna impiccare, basta espropriarli e lavori così, del discorso, così però, l'APO che è un creativo. Io conosco dei padroni che danno lavoro a tante persone con grande entusiasmo. Vorrei continuare perché sennò io ma non voglio, sono non deciso detto quello, io sono tranquillissimo, ma detto questo, allora, radicale, ma certamente siamo radicali, infatti siamo comunisti, siamo l'unica falce martello presente e siamo non solo orgogliosi, ma siamo anche, riteniamo anche logico, perché gli unici che hanno difeso coerentemente un progetto di trasformazione sociale rivoluzionario in questo paese. Un paese, grazie, su questo, un paese in cui il sistema bancario, perché qui padroni ci hanno detto, e i partiti tutti, anche quelli cosiddetti di sinistra, più belli di sinistra, i partiti sto parlando, hanno detto che insomma lo Stato, meno Stato, bisogna tagliare lo Stato, anche qui abbiamo sentito queste cose. Però quando poi arriva il momento della crisi, ah mamma Stato, intervieni. Allora le banche hanno avuto in tutta Europa finanziamenti a perdere da parte degli Stati per 3.000 miliardi negli ultimi due anni. In Italia per 123. Ecco, mi mancava 120, quel dato. Sì, no, 123. Questo è il Corriere, è il Sole 24 Ore, che non mi pare sia un organo comunista trotskista, però fonte è Mediobanca, che non mi pare neanche lei sia dominata dal comunismo trotskista, almeno a questo stadio. Questa è la realtà. Allora, quindi, la soluzione vera è dire che, insomma, non il piccolo verso il grande, perché gli scandali nel piccolo sono stati enormi e i vari rappresentanti qui lo sanno bene, anche nella nostra regione. Allora, il problema è dire che il sistema bancario va nazionalizzato, ma non come fanno adesso, cioè nazionalizzando le perdite, cioè va espropriato senza indennizzo ai grandi azionisti e centralizzato in un'unica banca centrale, che quello risponderebbe non solo agli interessi dei lavoratori e al recupero di risorse. Ma gestito dalla politica? Gestito dalla politica? No, con sotto controllo dei lavoratori e degli utenti. Pronto? Torniamo ai cittadini. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno, con chi parliamo? Le iscrizioni con Roberta. Con Roberta? Rosa. Pardon, Rosa, che oggi parlano tutti, qui sono in cinque, faccio più fatica a sentire del solito. Me ne sono accorta. Comunque, me ne sono accorta. E tu cerca di essere sempre più calma col sorriso sulle labbra. Sì, guarda, stamattina mi sono alzata di buon umore, non ho fatto niente stamattina. Ma sei sempre di buon umore, dai. Guarda. Allora, mica io devo dire una cosa. Dimmi, Rosa. Quando ci sono, sempre di buon umore. Io volevo dire una cosa. Prima ho sentito che della dignità, ma non avete visto che abbiamo perso la dignità, non sappiamo più come comportarci, la dignità l'abbiamo persa, non abbiamo più dignità, diciamo che siamo nel paese civile, ma questo non è un paese civile, mi sembra un paese di tante pecore che velano solo velare sanno e basta, non sanno fare niente. In Italia ci vuole una buona amministrazione.
ci vuole veramente che si mette su qualche partito veramente con buone idee, con buone iniziative, con serietà, insomma non si può più andare avanti così. A me non interessa come fanno molti, prima sei stato tu, poi sei stato ci siete stati voi, ma questo lasciatelo, fa parte del passato, non pensate, ma una persona può anche migliorare col tempo. Quindi io penso che se dovesse andare Bersani, o dovesse andare Berlusconi, o dovesse andare chiunque sia, a me non me ne importa, noi vogliamo ritornare a avere la nostra dignità, il nostro lavoro, specialmente per i giovani, che i giovani non possono nemmeno sistemarsi, non possono avere una casa, non possono avere dei figli, non possono comprare nulla, ma ci sta gente che è ancora 40-50 anni, stanno ancora nelle famiglie. Ma non è possibile, quindi io chiedo alla destra di fare qualcosa, se riuscite a salire, andare in Bombay al governo, cercate almeno pensare alla gente che non ha lavoro, di dargli lavoro, di dargli la possibilità almeno di vivere con dignità. Io Rosa, ti saluto, guarda, una bellissima telefonata. Mi piace molto quando parliamo di dignità. Io non credo che i cittadini italiani abbiano perso la dignità, anzi secondo me anche nel corso di quest'anno hanno fatto di tantissimi sacrifici, hanno mostrato di averne tantissima di dignità. Il problema è che delle politiche che rischiano di essere infelici perché non creano crescita, rischiano davvero di minare quel senso di dignità che viene attraverso il lavoro, perché quando perdi un posto di lavoro mini quella che è la dignità dell'uomo stesso. Certo. Foroni? No, ma... hai perfettamente ragione, si inserisce peraltro nel discorso che si faceva prima sul mondo bancario, perché il dramma è che il connubio Stato, banche, eccetera, lo si è visto con i 120 miliardi di euro che sono stati erogati dalla BCE alle banche, che sono state in realtà un prestito fittizio per finanziare lo Stato, perché poi con quei soldi le banche, invece di fare le banche, e cioè di riversare quei soldi sul territorio, per le imprese, per il lavoro, hanno comprato titoli di Stato. Peraltro quando lo spread era in situazioni, era abbastanza alto, quindi con tassi di interesse, con possibilità di guadagno molto, molto elevato, tra il 6 e il 7%. Quindi addirittura con i soldi pubblici, invece di metterli sul territorio, comprare titoli di Stato su cui le banche pure in quel periodo poi ci guadagnano. È un sistema che è andato in tilt. Il problema è che negli ultimi anni, invece di pensare, ognuno con le sue idee, con le differenti visioni, eccetera, a creare lavoro, a creare occupazione, ad investire nell'economia, si è pensato solo a ripianare una determinata situazione creata da una finanza deviata. Peraltro affrontando queste situazioni nel modo peggiore, cioè affossando ancora di più l'economia reale. E quello che i cittadini, quando si parla di dignità, è perché stanno tirando avanti, oggi questo Stato sta tirando avanti non per lo Stato in sé, ma per la caparbietà e la capacità dei cittadini, che nonostante le difficoltà si sono rimboccati le maniche e stanno andando avanti. Quando si vedono commercianti, piccoli e medi imprenditori, artigiani che non licenziano ma che non si ritirano lo stipendio alla fine del mese, e guardate, ci sono tantissimi commercianti che alla fine del mese non si staccano più l'assegno, non licenziano, non chiudono bottega e resistono. Ecco, questo come poi la dignità dei lavoratori. Però è queste persone qua che bisogna aiutare, sgravandoli il più possibile oggi, in termini di imprese, in termini oggi anche il vero di stato, oggi il vero Stato è questa società. Il problema è che in questo momento tutti stanno aspettando queste famigerate elezioni per capire dopo cosa succederà, perché se alle parole che tutti dicono noi abbiamo un progetto, dove parleremo dopo, se le parole comunque che tutti dicono, cioè meno tasse, gravare meno,
favorire l'occupazione, eccetera, eccetera. Se a queste parole non seguono i fatti, è il dramma nei prossimi 3 o 4 mesi. Siamo tutti d'accordo, dobbiamo andare in pubblicità, ma bisogna fare interventi su due binari. Il primo è quello dell'immediatezza, perché non è che abbiamo tempo di aspettare le riforme strutturali, perché la gente non arriva alla fine del mese oggi e le imprese che sono già al collasso, quelle che hanno resistito, non so quanto riusciranno poi a stare in piedi. Il secondo è quello di una riforma strutturale che ti proietti verso un futuro e che dia di conseguenza anche speranze ai cittadini, perché un popolo senza speranze è un popolo che veramente non riesce a stare in piedi. Dopo la pubblicità si torna. Allora, eccoci ancora in diretta con l'Area Pulita, noi ci colleghiamo con il centro Epson Meteo, ci aspettiamo un'ondata di freddo perché c'è stata annunciata, ma chiediamo tutti i particolari, tutti i dettagli a Paolo Corazzon. Paolo, buongiorno. Buongiorno, ma chi ve l'ha detta questa cosa dell'ondata di freddo? Ma si sente ovunque. Ah, ecco, ecco. Perché è una balla. Non mi cognome. No. È vero. Allora, ma vi dirò di più, arriva la neve, torna la neve anche in pianura, ragazzi. E farà una bella giornata di neve lunedì. Comincia nella notte tra domenica e lunedì, e lunedì ci prendiamo la neve anche in pianura un po' per tutto il giorno. Bene. Soprattutto la prima parte della giornata, ma facilmente andrà avanti anche fino a sera, notte, anche se perdendo un po' di tempo. Un'ottima ragione per rimanere a letto. Esatto, in realtà. Benissimo, ma hai dato un'ottima notizia. Invece da qua a domenica sera sostanzialmente non succede nulla, quindi nel complesso tempo buono, però piano piano le temperature iniziano a diminuire, di notte andremo sotto zero diffusamente, durante il giorno valori ancora accettabili, però ripeto in lieve diminuzione, per arrivare a lunedì con la bella nevicata. Vedremo. Bene, benissimo. Ci proietta bene verso la settimana, Paolo. Vabbè, sì, Pablito, grazie, saluti. Paolo. È ancora inverno, dai, facciamoci una ragione. Sì, ciao, è vero. Ciao. Grazie, Paolo. Sergio ci scrive: perché Berlusconi, nei suoi anni di governo con una maggioranza assoluta, non ha favorito l'assunzione da parte di 4 milioni di imprenditori suoi colleghi? Di un lavoratore ciascuno, così da realizzare la promessa che ci aveva fatto dal 2001 di creare milioni di posti di lavoro. Ivan scrive: mi stavo chiedendo se questi signori non si vergognano un tantino. Per il PDL l'unica analisi che potete fare è di andarvene al più presto, tutte queste promesse sono solo un'illusione al cittadino. Franco ci scrive: quando si parla della vicenda della Banca di Siena, giustamente bisogna avere la coerenza di parlare e di dire noi abbiamo fatto, vedi all'Italia, vedi quote latte, chi ha pagato come al solito. Mi piacerebbe avere una risposta senza girarci intorno. Daria scrive: è inumano vedere le file di esodati, sfrattati, disoccupati dalle mense della Caritas, perché i politicanti che hanno sprofondato il paese nella miseria si muovono con la scorta all'auto blu nei lussuosissimi negozi di via Monte Napoleone e via Condotti. Pronto, buongiorno, ripriamo i telefoni, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno Simona, ciao, sono Nino, ciao. Buongiorno Nino. Allora, io volevo dire una cosa. Quando si parla, in questi momenti così di emergenza, quante cose sono state fatte che in altri momenti non sarebbero state fatte? Ecco,
quando adesso, io premetto che non sono d'accordo sui condoni, però adesso hanno parlato di un condono tombale. Va bene, io non ne sono tanto d'accordo, però può essere anche una misura di emergenza questa. Ecco, perché, scusa un momento, ci saranno quelli, va bene, dei grandi evasori, non metto in dubbio, ma quante piccole imprese, piccoli commercianti che hanno dovuto avere dei problemi adesso col fisco per poter sopravvivere e si trovano invischiati magari con l'Agenzia delle Entrate, eccetera, ma anche, proprio anche per necessità. Ma perché non fanno veramente un condono tombale? Però non come hanno fatto in passato, che poi ritorna tutto come prima. Fate un condono tombale e dite, questa volta è l'ultima volta. E poi si comincia, ma chi evade pene severissime. Cioè, proprio cominciare da capo, pene severissime, ma fare in modo di appianare tutto, perché c'è gente che va dagli usurai, c'è gente che va per poter pagare delle cose che purtroppo ha dovuto evadere, non so, ha dovuto evadere 3-4 mila euro e si trova da pagare 20 mila euro. Insomma, fate un condono tombale, mettete a posto tutto e poi con pene severissime, ma lo Stato deve dare, deve dare la possibilità alla gente di non evadere. Deve dare lo Stato la possibilità di non evadere, perché una volta evade perché è costretto, non perché ha necessità. I grandi evasori chi sono poi? Loro, le banche, tutti questi qui, ecco ci sono i grandi evasori, non è il polivendolo o l'artigiano che fa ceramica, che ha lì con tutto il giorno dietro al tornio a fare le tazzine di terracotta, che magari non ha potuto pagare l'INPS o non ha, si trova fatto un condono. Mettete a posto e poi dite se prima pagavate di multa 5 da questo momento pagherete 200, ecco, però adesso vi diamo modo di mettervi tutti a posto, invece è una cosa preconcetta, no, condono tombale niente, già una cosa, ma condono vediamo da dove vengono le evasioni, ma fate in modo che la gente, che i commercianti si possano mettere a posto, è una misura di emergenza. Va bene Nino, chiaro. È chiaro. Allora, adesso ripartiamo con gli ospiti e ragioniamo su questo terreno che è molto rischioso, perché poi si rischia poi di parlare, allora va bene, se occupiamo abusivamente una casa, lo facciamo per necessità, allora va bene, così via su tanti altri settori. Però è un problema serissimo questo, perché Torchio, bisogna ragionare su come lavora Equitalia, su che tipo di percentuale prende, perché le prende già negli accertamenti, non solo nella riscossione, bisogna ragionare se uno ha una multa da 3.000 euro e poi se le trova a pagare 20.000, cioè questi sono tutti i ragionamenti importanti. Lasciano sconvolti, la gente che si appicca il fuoco davanti alle sedi è qualche cosa che... Però ieri io ho trovato un amico che mi ha fatto vedere, paga il 16,50 in banca e non è tasso usurario. Allora vuol dire che ci sono delle situazioni anche nel sistema che non sono sotto controllo. Come non è sotto controllo il fatto che il risparmio postale italiano nella Cassa Depositi e Prestiti noi non lo possiamo più utilizzare, parlo da amministratore locale, nemmeno nella rete dei servizi e negli investimenti degli enti locali. Così c'è un 40% che non arriva a fine mese, 8 milioni sulla soglia di povertà, non sono balle, sono robe di questa. Allora, e non c'è nemmeno la possibilità di intervenire sul welfare, perché hanno tagliato completamente quelle che sono le disponibilità, perché il paradosso è che in una situazione di compressione come questa, a me piacerebbe ritornare, sono 30 anni da Marcora, agli anni del rigore che però avevano una finalizzazione, si parlava di un discorso di New Deal, ma chi parla di un nuovo sviluppo adesso? Che siamo ad encefalogramma piatto, non c'è nemmeno il pudore di parlare di questo, allora vuol dire che noi dobbiamo creare qualche cosa di più adatto ad agganciare l'Europa per esempio, e io ho visto che vi è un problema di responsabilità sociale dell'impresa, di partecipazione del lavoratore alle imprese, chi ne parla più di queste cose nel nostro paese? C'è una radicalizzazione, uno scontro politico, ma alla fine non si arriva a determinare un'impostazione nuova anche nell'economia e mi pare che in Germania questo invece funzioni. Se vi è un incentivo o uno sviluppo della Volkswagen, qualche cosa arriva anche al lavoratore. Allora, forse ricostruire e ripartire da questi. L'altro aspetto sul credito. Se non ci fossero le banche locali, le casse rurali, noi avremmo tutta la Lombardia sul lastrico, possiamo dircelo guardandoci nelle palle degli occhi. Ecco, allora, l'avvicinamento delle sedi decisionali al territorio,
queste concentrazioni hanno allontanato la possibilità di decisione. Io mi domando se chi si candida alla guida del governo nazionale non mette una mano anche al discorso della ripresa degli investimenti. Gli enti locali e il pubblico generano un quarto, un terzo degli investimenti complessivi. Foroni ci ha già detto che non è possibile. La manutenzione, io ho una provincia con 1000 chilometri di strada, cade un ponte, non ci sono le risorse per intervenire. C'è la gente come ha detto prima, se nevica lunedì. La gente è imbufalita perché col tetto del patto di stabilità tu non riesci più nemmeno a fare gli interventi di manutenzione. Allora, chiunque si candida alla gestione, alla guida, deve mettere in queste cose di ordinaria amministrazione, di manutenzione del sistema, di funzionamento, perché oltre alle grandi opere che non arrivano, non funziona più nemmeno il sistema connettivo della regione. E allora bisogna ribaltare quella che è l'impostazione. Quando prima si diceva, mi collego al discorso di Torchio, quando prima si dicevano le misure immediate, una misura che può essere immediata, cioè che si può fare nel giro di un mese, è quello. L'Unione delle Province Italiane è uscita lunedì o martedì sulla stampa nazionale, l'ho vista sul Sole 24 Ore, denunciando che ha 2 miliardi di euro bloccati nelle proprie casse. Cosa significa? Significa che durante tutta l'applicazione del patto di stabilità, che così com'è esiste solo in Italia, dove blocca i pagamenti degli enti locali, se dovesse mutare il patto di stabilità, e se un governo lo vuole lo fa per decreto legge, significa liberare immediatamente, nell'arco di 60-90 giorni, 2 miliardi di euro. Tu lo sai che in Lombardia sono 7 miliardi. 7 miliardi, che vanno a pagare lavori già legittimamente effettuati dalle imprese, con i soldi che ci sono, quindi non è un indebitamento, soldi già in cassa. Questo significa dare liquidità, buttare liquidità corrente sulle imprese, pagare i lavoratori, eccetera, eccetera. Significa alleviare il peso che queste imprese hanno nei confronti delle banche, che le finanziano chiaramente, nel settore delle opere pubbliche, chi fa le strade, chi va a mantenere le scuole. Quando si parla, allora il problema è che cosa vogliamo fare? Vogliamo affrontare la situazione in una maniera, con licenza parlando, senza voler offendere nessuno, ragionieristica? Cioè guardare il singolo conticino e non si va da nessuna parte, o guardare la situazione in maniera più ampia? Ci sono due o tre provvedimenti che, a prescindere da qualsiasi colore politico, si possono prendere nell'immediatezza per dare una boccata d'ossigeno. Me ne dica velocemente questi allora, provvedimenti. Un'altra situazione. Oggi, tutti gli anni, lo Stato italiano ha nel suo bilancio, che è di 800 miliardi, 33 miliardi di euro che hanno come giustificazione i fondi alle imprese. Rete Italia Imprese ha detto che di questi 33 miliardi di euro non vede nulla. Il presidente di Confindustria, Squinzi, ha detto che vede le briciole. Di questi 33 miliardi di euro vanno ai soliti carrozzoni dello Stato, RAI in primis. Riusciamo a tagliare di questi 33 miliardi, 10 miliardi, non tutti, che significa un punto e mezzo di tassazione in meno? Martinotti, io volevo tornare però alla telefonata del signore. Sono d'accordo. Perché sì, noi abbiamo su una bilancia dei pesi che sono assolutamente in pari, non sono assolutamente in equilibrio. Perché da una parte abbiamo i cittadini italiani che pagano in termini di tasse tantissime. Noi abbiamo il nostro paese è tra i primi paesi al mondo con una pressione fiscale elevatissima. Certo. D'altra parte, quindi, questo piatto sale sempre di più, ma scende sempre di più i servizi a disposizione del cittadino, lo ricordava prima anche Torchio, cioè abbiamo una qualità di servizi scarsa rispetto a quello che paghiamo, e continueremo a pagare quest'anno perché abbiamo appena finito di pagare l'IMU e ci arriva la TARES. In più arrivano magari delle multe, o vengono fatte, oppure ti arrivano le cartelle esattoriali di Equitalia, e queste cartelle esattoriali sono 3, 4, 5 volte tanto il tuo debito iniziale. E allora il cittadino davvero lo trovi sull'orlo della disperazione, e purtroppo abbiamo visto quest'anno con gesti anche estremi. Certamente. Guardi, tanto io volevo rispondere in modo diretto alla telefonata di prima, dicendo questo, ma il cittadino che ha telefonato è già stato molto chiaro e ha detto qui il condono tombale, su cui tutti possiamo avere idee diverse, però lui l'ha visto in un modo molto intelligente, un condono tombale che deve servire per aiutare
l'impresa, deve servire per rilanciare l'economia, deve servire per togliere le preoccupazioni che noi, che lo Stato, che la politica ha messo addosso a certe persone. E allora certamente io sono a favore del condono tombale, ma visto con intelligenza, visto con aiuto. Non sono del tutto d'accordo che il nostro Paese non offra dei servizi adeguati. Sono d'accordo che vi è una pressione fiscale esagerata, elevatissima, e addirittura oggi per reati fiscali di poco conto c'è gente che si impicca, che si incendia, che muore, e mentre invece poi questo Stato concede la libertà provvisoria, gli arresti domiciliari a gente che ha ucciso, stuprato e fatto delle cose ben peggiori. Quindi mi pare che su queste cose occorra un maggiore equilibrio. Non si può condannare, non si può mettere in una condizione assurda un imprenditore o un cittadino che ha operato e lavorato e si ritrova un'agenzia delle entrate, un'Equitalia che distrugge l'uomo e la famiglia per un presunto reato fiscale. C'è gente oggi, e io su questo conosco personalmente molte persone, che sono galantuomini, sono persone per bene, che si trovano vessati, che non hanno evaso e si trovano in condizioni insopportabili. Per cui un condono fiscale aiuterebbe semplicemente a rilanciare l'economia, a ridare coraggio e entusiasmo al Paese e, come diceva Berlusconi, a mettere in condizioni i piccoli imprenditori, non solo i grandi imprenditori, a riassumere la gente, perché si sentirebbero sicuramente incoraggiati. Poi il fatto dell'educazione del Paese è un fatto importante, cioè la politica serve anche per dare un senso alla morale, all'etica, alla dignità, a mettere in condizione la gente di non sbagliare. Se un Paese organizza e riprende, rilancia l'economia e aiuta con un condono tombale le persone a rimettere in moto tutta quella che è l'età commerciale, mettere in moto i consumi, voglio dire, ha fatto una cosa molto grande. Quello che conta è l'educazione per quanto riguarda i comportamenti futuri, per quanto riguarda l'evasione. Però certamente non possiamo pensare che in questo Paese il Grisolia. 65% va in Guardi, lì si è parlato di misure straordinarie. Il condono porta poco ed sarebbe l'ennesimo schiaffo a chi le tasse le ha sempre pagate, le paga tanto in questo Paese, cioè i lavoratori dipendenti. Allora dico io una misura straordinaria che noi proponiamo, no? Visto che qui con misure straordinarie si prendono a bloccare magari i contratti pubblici per 6 anni, che quindi vuol dire una riduzione netta del 10% degli stipendi, licenziare i lavoratori. Noi proponiamo una patrimoniale straordinaria. Il 10% più ricco, siamo in situazione straordinaria, il 10% più ricco della popolazione italiana. Cosa intende per ricco? Mi deve dire cosa intende lei patrimonio. Patrimonio. Il 10% che ha più patrimonio ha 5.000 miliardi. Quindi vuol dire che una famiglia media di questo settore ha 3-4 milioni di patrimonio. Allora, perché non fare una patrimoniale straordinaria? Perché il 10% che si prende agli impiegati pubblici dice ti blocco il contratto per due turni e quindi ti riduco il salario del 10%, perché questa è la soluzione. Ai lavoratori dipendenti si fa in altro modo, perché quel 10% non si prende da quell'altra parte. Io direi anche molto di più, ma forse anche solo il 10%, ovviamente progressivamente. Le faccio un esempio in battuta, ma per dare il senso. Se il signor Grilli, ministro, che ha 93 appartamenti, se ne ritrovasse con 50, mica morirebbe. E potrebbe essere un utile contributo. Se il signor Monti, che è un po' meno ricco, sembrerebbe, almeno come patrimonio, ne ha 23, se ne ritrovasse 15, sarebbe un buon contributo. Se il signor Di Pietro, che ne ha 56, alcuni dati regalati al partito, che lui dice come il partito sono io, il numero 2 della lista ingroia, no? Così sarebbe la rivoluzione civile con Di Pietro, mamma mia, che vergogna, dico io. Ecco, dice, se ne desse un 20 e si rimanesse con 30, non morirebbe mica. Ecco, questo sarebbe una misura. Sì, ricchi pagano, sì, questa sarebbe l'equità. Sì, però invece l'equità, l'equità in questo Paese è che, e tutti i partiti hanno sempre sostenuto queste politiche, che sono state al governo, ripeto, da Storace a Ferrero, in tutti questi anni, che i lavoratori devono ridurre del 10, 15, 20% il salario reale, che quelli che hanno le grandi ricchezze non possono dare il 5%. Questo è un nobile pensiero. Io ritengo come... Ma non è un pensiero nobile, ma non applicabile. Non ce la faccio, c'è la pubblicità, poi interviene chi sale su questo. È la proprietà di...
c'è ancora in diretta con Aria Pulita. Allora diamo spazio anche a qualche email. Il presidente dell'INPS, Mastrapasqua, riceve ogni mese 100.000 euro di stipendio, il signor Sentinelli ne riceve 90.000 di pensione sempre al mese, la somma dei due fa 190.000 al mese. Questi due boiardi dello Stato nell'arco della giornata necessitano massimo di 2 kg di carne, di pane, e se riduciamo a questi personaggi stipendi ad un massimo di 15.000 euro al mese, si potrebbe distribuire 160.000 euro a una media di 1.000 euro e risolverebbero il problema della povertà a 160 persone, le quali comprerebbero 160 kg di pane o 2 kg. Se non si arriva a fare questo, si arriverà solo alla rivoluzione, scrive Gianluigi da Torino. Bravo Gianluigi. Allora, Grisolia, torniamo sulla sua proposta di questa patrimoniale straordinaria, sentiamo insomma che cosa ne pensa anche Salis e poi torniamo ai cittadini con le loro tantissime domande. Allora, per noi la patrimoniale deve essere pagata dallo Stato, no? Non v'è assolutamente dubbio, ci sono delle risorse nell'ambito statale che devono essere alienate perché non servono a nulla. Noi facciamo una campagna elettorale molto gestita internamente, per cui sono andato in una riunione in prefettura a Monza per la gestione della campagna elettorale. Ci hanno ricevuto nella sala di rappresentanza della prefettura. Io sono ingegnere, ho fatto subito una perizia dell'immobile. Saranno 500 metri quadri di immobile su due piani, una casa perfettamente restaurata con un parco di 7.000 metri quadri. E in più un bellissimo giardino d'inverno a 200 metri quadri dove c'è la sala riunioni. Queste cose qui allo Stato non servono a nulla, non servono assolutamente a nulla. Dobbiamo liberare queste risorse e trasferirle a finanziare quelle attività che sono strategiche. Il patrimonio dello Stato si può dividere tranquillamente in patrimonio strategico, che sono le scuole, che sono gli ospedali, che sono le cose che servono per erogare servizi ai cittadini. C'è un patrimonio non strategico, per esempio, secondo me, uno Stato può funzionare benissimo senza essere proprietario degli aeroporti, però qui si imbatte, partiamo su un dibattito un pochino più ampio. Ma c'è poi un patrimonio inutilizzato. La Regione Lombardia è proprietaria di fondi che hanno attività di franchising di gelaterie in Nord Africa. Siamo proprietari parzialmente di società che hanno la gestione del sistema di energia dell'aeroporto di Fiumicino. Le gelaterie me le ero perse. Sì, questo lo può trovare su internet, tra l'altro, per cui è assolutamente disponibile. Se le interessa, hanno anche un flagship store a Beirut, per cui eventualmente se può essere interessata. Guarda, ecco. Prendo nota, vedere che mi ha portato due notizie che ancora non ero conoscente. Così recuperiamo 10.000 euro. Se posso, sono due fondi che sono gestiti da Finlombarda Gestioni S.p.A., SGR S.p.A., che sono capitalizzati per 50 milioni l'uno. E tra l'altro uno di questi fondi, per la metà delle attività che svolge, finanzia altri fondi, per cui noi mettiamo i nostri soldi in un fondo che poi mette il 5% all'interno di un altro fondo che non controlla assolutamente e noi abbiamo perso totalmente il controllo del destino dei nostri soldi. Sul tema del condono, io onestamente quando sento parlare di condono mi viene un po' l'orticaria. Il condono è un modo per, come diceva Grisolia, penalizzare chi ha sempre pagato le tasse come lavoro dipendente, ma non solo, penalizzare anche drammaticamente l'imprenditore onesto che ha pagato le tasse, mettendolo in concorrenza sleale nei confronti di qualcuno che ha fatto il furbo. Mi faccio un discorso, lei è un amministratore delegato, è stato amministratore delegato, ero, sì, giusto? Sì. Facciamo un esempio, lasciamo perdere un attimo il discorso etico sul quale ognuno di noi ha una sua posizione, facciamo un discorso pratico ed economico. Le sanatorie di cui siamo già stati protagonisti in passato hanno portato dei risultati economici, sì o no? Ma i risultati economici si portano soltanto se diventano un esempio per il futuro. Siccome sono state fatte sempre in modo tale da non essere configurate in questo contesto, non hanno portato alcun risultato. Anzi, negativo, perché hanno recuperato poco e poi incentivato gli altri a non pagare. Si crea l'alibi alle persone per ricomportarsi in futuro in un modo scorretto. C'è un motivo per come funzionavano i condoni. Cioè, il grosso problema, la presa in giro, posto che, voglio dire, dal mio punto di vista un condono per somme limitate, per mancati pagamenti limitati, perché quindi significa l'imprenditore, l'artigiano, il commerciante, impiccato, che non ce la faceva, può starci, non per i grandi
per i grandi capitali, perché significa di fatto giustificare una grande evasione fiscale. Ma il problema del condono, e parlo dal punto di vista professionale, perché pur non essendo un tributarista, avendo gestito certe situazioni, che nel momento stesso in cui uno aderiva al condono, doveva pagare una rata, la prima rata, non è che doveva versare il tutto. Aderiva al condono, versava la prima rata, se poi non versava le successive rate, non è che il condono veniva annullato, ma rimaneva il condonata la somma precedente, e che si creava un ulteriore debito sulla somma, solo tra l'accertato e il riscosso, sulla somma residua. Quindi uno faceva il furbo, diceva: io faccio il condono, verso la prima rata, e poi ciao le altre. Prima avevo un debito di 100, adesso avevo un debito di 10, quindi lo Stato non incassava tutta la somma preventivata e non poteva più incassare il reale importo dell'evasione. Quindi, per come era stata, come fino adesso sono stati congegnati, era anche abbastanza una presa in giro. Pronto? Buongiorno. Sberla, prima, fine della buongiorno. Se muovo la mano così mi finisce che mi dà una sberla. Abbiamo in linea. Ciao Simona, Damiano. Ciao Damiano. Ma ieri non sono riuscito a prendere la linea perché c'era la signora di Sorelle d'Italia, fratelli, cugini e parenti vari, che ci dava una lezione di moralità. Cioè, tutto avrei aspettato nella vita, ma aspettarmi una lezione di moralità da una persona che ha votato di tutto e di più, da Cosentino a Dell'Utri a tutto quanto, mi devo aspettare in televisione di sentire lezioni di moralità da un personaggio che poco ha a che fare con la moralità. Vorrei parlare del discorso del condono. A tutti quanti quel signore, perché quel signore là di Forza Italia, mi sembra che sia la ripetizione di ciò che dice il suo padrone la sera prima. Allora, se lei è convinto che il condono serva a noi cittadini che abbiamo dei problemi economici, allora forse ha sbagliato a capire, perché questo serve a chi solamente ha i soldi. Perché io che ho pagato, e Simona lo sa, per un giorno di ritardo, non voluto, ma solamente per dimenticanza, il mio ICI del 2007, ho pagato la bellezza di 78 euro di multa pagata. Ora lei mi viene a dire che chi ha evaso le tasse deve avere un condono tombale. No, tombale, io vorrei fare qualcheduno che la pensa in questo modo, perché se no non riusciamo più a capirci. Qui il discorso è che dobbiamo recuperare chi è stato negli anni delinquente nei confronti dello Stato. Se voi non siete d'accordo così, sono fatti vostri, andate a spiegarvelo fuori dalla Caritas, andate a spiegarlo fuori dal Pane Quotidiano, che voi siete non per tutelare i poveri, ma siete per tutelare i ricchi. Fate come volete, per me voi non siete. E poi per ultimo, fammi dire una cosa, cioè io ho un'idea, no? Che d'ora in avanti, visto e considerato che chi è responsabile di qualsiasi candidatura è il segretario di un partito a livello regionale oppure nazionale. Io vorrei fare che si istituisse un bel discorso di legge che il responsabile economico è il partito. Laddove un mio, perché fino a prova contraria il segretario è quello che dà l'assenso alla presentazione di un nome, se un signore si permette di rubare un euro, il partito ne risponde fino a prova contraria, certamente non sui giornali, ma se viene rinviato a giudizio, il partito deve versare 10 volte quello che è stato rubato. Vuoi vedere che i segretari si impegnano a mettere delle persone oneste? Vuoi vedere questo? Perché tutto sommato. Bella proposta, Damiano. Se si dovesse istituire la responsabilità civile del partito per quella persona che ruba, non è una brutta idea. Posso rispondere al signore, visto che mi ha tirato in ballo, ma mi perdoni, lei non mi conosce, io non conosco lei, lei non ha compreso quello che intendevo dire. Io è la prima volta che mi presento a delle elezioni, per cui la prego di non mischiarmi con quello che è stato. La mia onestà non la metto in discussione, tantomeno la faccio mettere in discussione da lei. Quello che io intendevo dire sul condono tombale non era certamente contro i lavoratori, contro le persone che soffrono. Non intendo rubare alcunché, non intendo giustificare chi ha rubato, chi ha evaso le tasse, intendevo semplicemente dire che un condono fatto con intelligenza, come diceva prima il collega, perché i condoni fatti solo per i delinquenti non ha nessuno, e mi crede, in questo sono un suo alleato, ma i condoni fatti con intelligenza, che danno aiuto alle persone per bene, mi ascolti attentamente, che danno aiuto alle persone per bene e possono rilanciare
l'economia, la piccola impresa, dove vi sono quei 5, 7, 8 operai che hanno bisogno di essere garantiti da parte del proprio imprenditore, datore di lavoro, allora un condono lì va bene. Quello che deve fare la politica, quello che dobbiamo fare noi, è quello di osservare, di essere molto attenti, di non considerare, di non fare in modo che un condono tombale possa aiutare sempre i soliti evasori che hanno certamente messo in condizione indignitosa a tanti. Però la prego, non mischi tutti nelle sue considerazioni di persone, di gente che arriva per rubare, contro, eccetera, eccetera. Quindi abbia fiducia anche nelle persone che si prestano alla politica e non si permetta di mettervi in mezzo insieme a gente che ha rubato o non rubato. Credo che questa tavolata sia fatta di persone per bene che, pur essendo di partiti diversi, ma c'è un'opinione unica e mi pare che è uscita, che è quella comunque di tutelare certamente la dignità delle persone. E sia io PDL e sia Falce e Martello sulla dignità delle persone siamo perfettamente in sintonia. La cronaca, grazie Martino. C'è un aggiornamento di cronaca, c'è stato un incendio nel Milanese, esattamente a Cinisello Balsamo, dove un uomo di 84 anni e la figlia 44 anni sono morti appunto in questo incendio scoppiato all'interno della loro abitazione a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Le fiamme sono divampate in un appartamento al settimo piano di una palazzina, sembra che l'uomo abbia tentato di mettersi in salvo chiedendo aiuto dal balcone, ma i suoi tentativi sono stati vani, ancora da accertare le cause del rogo. Torniamo a parlare di un altro tema molto importante, Regione Lombardia e non solo, ma concentriamoci in questo caso in tema regionale lombardo. Sul fronte della sicurezza parliamo di mafia e corruzione, i nemici da combattere. Questa è la cronaca del Corriere della sera di oggi. In Regione, pensate che le cosche, ma l'avevamo già detto, sempre utilizzando un articolo della settimana scorsa del Corriere della Sera, queste cosche intascano in Regione Lombardia 10 milioni di euro al giorno. Effetto collaterale, le esecuzioni in strada, come abbiamo visto nella cronaca nera. Aumentano gli stupri, 532 solo a Milano nel 2012, questo è il comparto della sicurezza. Pensate che Lecco e Brescia battono la Sicilia per quote di imprese confiscate alla criminalità. Torchio. Ma, noi abbiamo lavorato 3 anni con la direzione distrettuale antimafia e con la procura di Brescia abbiamo fatto arrestare quelli, per esempio, dell'amianto di Cappella Cantone, c'è della gente ancora dentro, insomma qui il problema dell'inquinamento mafioso c'è e non si può escludere con facili battute. La situazione è che davvero, come il topo nel formaggio si dice in campagna, la realtà economica lombarda si è trovata dentro questi tumori e non si può blandirli con delle slogan e delle... qui occorre rafforzare quella che è la struttura operativa anche interna delle amministrazioni, perché molte imprese hanno solo una scatola di carattere legale, di carattere burocratico, ma dietro non hanno nessuna attività. Si va al subappalto prendendo per il collo questi disgraziati che arrivano dalle valli con i camioncini e magari non prestano nemmeno attività poi che siano sicure sul piano appunto della sicurezza del lavoro, ma nemmeno sulla sicurezza sociale. Questa è la situazione di un degrado che si è creato e che ha avuto un perno proprio anche nella realtà bergamasca. Diciamo quindi che c'è un sodalizio che non è mica solo legato alla pronuncia calabrese, c'è un misto oramai molto forte che guida quella che è il problema più grosso anche di Expo e anche dei grandi investimenti in Lombardia, è di arrivare ad un controllo. Una volta si era pensato di inserire in tutti i bandi di gara dei magistrati, delle persone di diritto, delle persone che fossero al di sopra di ogni come dire, di ogni timore, di ogni, no? Di ogni sospetto, perché effettivamente l'apparato è oramai inquinato. Ecco, allora io penso che la prima cosa che farà o che deve fare la nuova giunta regionale sia quella di adottare. Ecco, poi c'è un problema anche di efficientamento, l'ha detto prima l'amico di Fare Futuro, quando dice sul patrimonio pubblico, come è gestito. Io ho migliaia di case dell'Aller che non vengono assegnate perché si ha paura che entrino i barboni, ma c'è un problema di legalità allora, c'è un problema di come garantire agli onesti, a chi si sposa oppure non si sposa perché non ha una casa, di avere un accesso. Oggi questo sul piano dei bandi non è più un diritto, diventa soltanto... Allora, i bandi devono essere chiari, trasparenti, accessibili, devono avere, cioè anche i limiti per accedervi sono...
Adesso se guardiamo le cifre sono molto stretti. Sono molto stretti, però oggi su questa fascia abbiamo un grande capitale che è immobilizzato e non si rende nella condizione, oppure non vi è la soglia di affitto, come dire, sociale per poter entrare. Allora su questi aspetti siamo rimasti molto indietro e ci si lamenta che mancano poi i matrimoni, mancano i figli, manca la rigenerazione della società. C'è questo aspetto, ma anche su un altro legato alla mafia, un punto su cui mi vorrei concentrare e in modo particolare lo dico a Foroni e a Martinotti, perché la giunta lombarda è caduta, cioè noi stiamo andando ad elezioni in Lombardia, io parlo di sospetto perché poi l'iter giudiziario dovrebbe andare avanti, ma c'è un arresto di un assessore per voti legati a voti di scambio con la 'ndrangheta, cioè un'accusa molto pesante questa, e noi dobbiamo uscire da questo meccanismo, tutelarci da questo meccanismo, Foroni. Ma infatti, cioè, voglio dire, la scelta della Lega Nord di far cadere la giunta Formigoni è proprio legato a questo aspetto. Con la mafia non si scherza, e il fatto di sapere che vi era un assessore indagato, peraltro ancora in carcerazione preventiva, con l'accusa di essere stato eletto comprando le preferenze dalla 'ndrangheta, inficia comunque tutta una situazione generale. Avremmo potuto dire è un caso singolo, è un caso isolato, non avremmo avuto quella dignità anche politica per affrontare la situazione. Per cui abbiamo deciso di staccare la spina, con il rischio anche di perdere, ma meglio perdere in maniera pulita piuttosto che rimanere ad occupare il poltrone quando c'è questo grande sospetto, perché poi, e le indagini andranno a verificare, tutto questo cosa ha portato all'interno del sistema. Mi dica, Foroni, un modo per combatterlo, per cortesia? Innanzitutto la mafia e pubblica amministrazione dove va? Vanno nei lavori e quindi negli appalti con l'offerta al massimo ribasso, per un motivo molto semplice, perché se io faccio un bando di gara con l'offerta al massimo ribasso, chi ha i soldi, chi ha denaro fresco, e oggi i soldi ce li hanno più le imprese mafiose con il riciclaggio di denaro sporco rispetto alle banche, questo è il paradosso. Allora, ci sono già dei meccanismi, io come amministrazione provinciale, ma in tutto il territorio lodigiano, la gran parte, oggi esiste il fatto che i bandi sotto soglia, cioè sotto i 500.000 euro, invece di fare un bando aperto al pubblico, vi può essere un invito a partecipare. Questo significa selezionare a monte le 7-8 imprese che partecipano. Questo significa appalti a chilometro zero, perché se io pubblica amministrazione invito 10 imprese del territorio, poi vinca il migliore, chiaramente, ma 10 imprese del territorio che conosco, che so come lavorano, significa evitare certo tipo di infiltrazione, due, garantire una buona riuscita dell'opera pubblica, perché io conosco l'impresa e so che le imprese e so che sono affidabili. Ma il rapporto con la polizia, stiamo parlando di regionali, andiamo poi in pubblicità e ne torniamo, sì, a parlare al rientro. Nelle regionali c'è le preferenze. Le preferenze per molti sono una grandissima conquista, no, e dall'altra però c'è il rischio dietro l'angolo del voto di preferenza. Assolutamente, ma infatti per me il sistema di preferenza non è il sistema ottimale, perché il rischio lo crea sempre. Dopodiché, voglio dire, sta in questo caso anche alla dignità politica e alla persona, cioè questo può succedere. Quindi, contrastare questo voto di scambio? Toccherà certamente alle singole forze politiche e alla magistratura fare le... Io mi sorprenderei se dopo tutto quello che è successo, se ci sia ancora qualche farabutto, qualche ladro, qualche, scusatemi il termine, coglione che va a chiedere i voti alla 'ndrangheta. Se così ci fosse, vi deve essere un presidio della magistratura, delle forze dell'ordine, senza pietà. Dopo la pubblicità riprendiamo, perché questo è un tema fondamentale. Ma anche il porcello non fa male. Anche thank you.
scrivetemi micheleavola@telecity.it, il fax 02 48 88 86 310 oppure chiamatemi 02 48 88 86 1. Eccoci tornati in diretta, mentre Roberto si sta preparando con i sondaggi, oggi è l'ultimo giorno con cui possiamo mostrarvi insomma i sondaggi, tra l'altro polemica tra i sondaggisti che sono arrabbiati, detto che siamo l'unico paese in Europa dove abbiamo delle leggi simili. Torniamo invece a parlare del tema legato alla mafia e soprattutto a quello che deve essere una seria lotta contro ogni ingerenza, ogni commissione della politica e della 'ndrangheta. Martinotti. Sono d'accordo sull'azione che la Lega ha fatto di far cadere il governo della Lombardia. Quello che è successo è gravissimo, la 'ndrangheta non può affidarsi a voti comprati, perché il problema è semplice. Quando un assessore o un consigliere regionale è stato messo lì volutamente da organizzazioni sicuramente non sane, e vuol dire che non potrà mai fare gli interessi della gente, della comunità, del territorio. Sicuramente. Vuol dire che è stato comprato e vuol dire che farà solo interessi verso organizzazioni mafiose. Quello che occorre dire alla gente è sicuramente di ritornare ad avere amore per il proprio voto e di non essere utilizzati da organizzazioni mafiose semplicemente per favorire e mandare su persone che non potranno mai fare il bene della comunità. Per cui poi è inutile che ci lamentiamo quando le cose non vanno bene, perché le organizzazioni mafiose sicuramente non si occuperanno mai della dignità e del bene di un territorio, nel modo particolare di questa regione, parlando di regione Lombardia. Per quanto riguarda anche le operazioni di Expo 2015, è già stata vessata fin troppo da infiltrazioni mafiose, e dobbiamo valutare, vedere che, e pensare che Expo 2015 sicuramente il prossimo Consiglio regionale dovrà rimboccarsi le maniche e accelerare, riaccelerare il processo di velocizzazione dell'economia e dell'assunzione di... Tra l'altro su Expo 2015 ci sono cose importanti. Uno dei temi maggiori è la sicurezza, perché noi non abbiamo vigilato abbastanza. E gli amici della Polizia di Stato, dico amici perché ho fatto il poliziotto moltissimi anni fa, hanno una funzione importantissima. Non solo, la Polizia è sotto organizzata, ha bisogno di gente e i numeri sono tanti. E per cui questo Stato deve anche aiutarci nell'assumere persone che possono sicuramente entrare nel corpo della Polizia e insieme a tutti i cittadini, ma insieme vigilare su quelle che sono gli appalti e su quello che sarà la sicurezza di questa città.
Io invito la gente a non farsi più abbindolare, invito le persone a scegliere il proprio candidato, sceglierlo con amore e avere rispetto del proprio voto, avere rispetto della propria dignità e pensare che tante organizzazioni non difendono certamente nemmeno la dignità delle persone che hanno una cultura geografica ben caratterizzata. La dignità è di tutti, non fatevi abbindolare, votate con amore chi vi pare. Sentiamo Grisolia. Ma ci sono diversi elementi in questo sviluppo della criminalità anche al nord e con un ruolo maggiore dal punto di vista economico che nello stesso sud. Alcune cose sono antiche, questa demenza del confino al nord dei malavitosi che in realtà è stato il volano per permettergli di installarsi anche in queste regioni. Poi c'è il ruolo dello sviluppo delle privatizzazioni. Perché le privatizzazioni aumentano il ruolo di infiltrazione, perché più si privatizza più c'è spazio, appalti, sottoappalti, sottoappalti, eccetera, eccetera. Quando si fa un discorso, come facciamo noi, di pubblico, che non è il discorso del carrozzone, perché noi poniamo il pubblico sotto controllo sociale, sotto controllo dei lavoratori, con la partecipazione alle scelte da parte di chi lavora, diciamo, nelle imprese e degli utenti, si pone un problema di lotta alla mafia, all'andrangheta, alla camorra e via dicendo. Quando per esempio noi polemizziamo con Ingroia, che sarà un valido magistrato, avrà fatto delle cose giuste, certamente non è Falcone, ma che sembra che veda il problema della lotta alla criminalità fuori da un concetto sociale, cioè del fatto che più il capitalismo entra in crisi, più c'è privatizzazioni, più c'è appalti e via dicendo, più si sviluppa la criminalità. Ecco, noi crediamo il punto. Non a caso, anche sul terreno della corruzione, che poi a volte si intreccia con la criminalità, la Corte dei Conti ha detto che da Tangentopoli a oggi è aumentata di 4 volte. Ma questo non è solamente astratto, perché la corruzione non c'è solo il politico che, come si cerca di far credere, come esempio cerca di far credere Grillo nella sua demagogia, c'è il politico e c'è l'industriale, a volte l'industriale criminale, il padrone, cioè il che è un contraccambio, perché non è che il politico prende la mazzetta così non dà in cambio niente, chi gli dà la mazzetta c'è il suo interesse. Allora, se non si tocca questo sistema, che è un sistema, diciamo, di capitalismo in crisi, e che il capitalismo sia in crisi mi pare evidente a chiunque ragioni, non si romperà mai questa questione. Dopodiché ci sono misure concrete, e concludo brevemente per non perdere troppo tempo, noi poniamo il problema del controllo sociale, cioè di organizzare i cittadini con la loro forza rispetto ai controlli, rispetto alle elezioni di comitati di controllo nei quartieri, nelle città e via dicendo, che abbiano anche il compito di vigilare per quanto possono. Naturalmente, per esempio, quando noi poniamo come rivendicazione l'apertura dei libri contabili delle aziende al controllo, all'ispezione, non solo quando arriva il magistrato, poniamo un problema che lotta anche contro la criminalità, quella dei banchieri, perché appunto Salis si controlla e via dicendo, e anche quella della criminalità comune. Allora, secondo me il tema della mafia e della corruzione sono nettamente correlati, sono praticamente la stessa cosa. Sono entrambi causati dalla mancanza di trasparenza. Il nostro sistema è fatto in modo tale che per proteggere alcune lobby si cerca di nascondere i dati, rendendo poi possibile l'infiltrazione mafiosa e la corruzione. Faccio un esempio molto semplice. Io non ho mai capito, per esempio, perché il Ministero dei Trasporti è l'unico che non ha un sito internet per la motorizzazione civile. E questo, cioè, non ho mai capito perché, lo so benissimo perché. Si cerca di fare in modo di rendere complicata una determinata interazione con lo Stato in quell'ambito in modo da favorire alcune lobby. Questo sistema è diffuso a tutti i livelli. Se noi riusciamo a fare in modo che siano trasparenti i dati sull'attività pubblica, eliminiamo immediatamente la possibilità per le mafie e per i corruttori, che ripeto, per me sono la stessa cosa. Il voto di scambio è comprare i voti. È semplicemente un tentativo della mafia di aggraziarsi i favori di un politico per poi poterlo corrompere e poter portare avanti le proprie attività. Se i dati sugli appalti, se i dati su tutte le varie operazioni che vengono fatte dallo Stato e dalle regioni sono resi pubblici, questo sparisce immediatamente. Io ho scoperto, adesso mi sto occupando di politica, per cui mi informo su, ovviamente, molto di più di quanto facessi prima, ho scoperto per esempio che la Regione Lombardia ha tutti i dati sugli esiti delle prestazioni sanitarie e sono disponibili, ma non sono
ci sono, ma non sono resi disponibili. Questo dato perché non è reso disponibile? Perché permetterebbe di confrontare le prestazioni di un ospedale rispetto all'altro. Ecco, fin tanto che non usciamo da questo equivoco di cercare di tenere nascoste le informazioni sulla gestione della cosa pubblica e rendiamo queste informazioni accessibili a tutti, avremo queste situazioni. Il cittadino è il miglior controllore dell'operato del politico. Bisogna che però abbia la possibilità di farlo. Certo, la soluzione della presidente Carcano del Movimento 5 Stelle di bloccare l'Expo 2015 perché c'è troppa infiltrazione della mafia mi sembra un po' come buttare il bambino con l'acqua sporca. Pronto, buongiorno. 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 Buongiorno, con chi parliamo? Sono Giacomo da Milano. Buongiorno Giacomo. Buongiorno, io volevo dire a tutti questi benedetti politici... Giacomo, mi devi abbassare il volume del televisore? Sì, subito. Grazie. Allora, io volevo dire a tutti questi benedetti politici... L'ho abbassato? Vai. Allora, io volevo dire a tutti questi signori politici che... si rabattano continuamente a fare partita, vinco io, vinci tu. Loro stanno giocando sulla vita dei cittadini. Loro non si accorgono ancora che purtroppo il pesce puzza dalla testa. Cioè, se un povero cittadino fa qualsiasi cosa è perché è governato dall'alto. Se l'alto sbaglia, è normale che sbaglia tutta la catena. È una cosa normale questa. Il politico deve capire che se lui ha sbagliato, come sbaglia una ditta, come sbaglia colui che mette una caldaia, come deve pagare, ma non che deve farla pagare ai cittadini. Loro si devono mettere al tavolo e dire: abbiamo sbagliato tutti noi politici, perché non c'è una destra che ha fatto bene, una sinistra che ha fatto bene, un centro che ha fatto bene, una qualsiasi persona che ha fatto bene. Abbiamo sempre perso noi cittadini, loro mai, perché loro prendono i loro stipendi, e devono imparare a dire: noi per 5, 6, 7, 10 anni rimetteremo a posto l'Italia senza stipendi, zero stipendi, per sistemare i nostri errori, non che dobbiamo continuare a pagare noi cittadini per loro. Cioè, non mi sembra una cosa regolare. Io sto sentendo Berlusconi che continua a dire: vi daremo, vi daremo, vi daremo. Ma perché non ce li hai dati quando eri su per 18 anni? Sento Bersani che dice: vi daremo, vi daremo, vi daremo. Ma quando eri su te, perché non mi hai dato? Che hai sempre portato via, che ti sei sempre fatto le tasche gonfie di soldi, come soldi e partiti, come tutte queste cose. Cioè, io è quello che non capisco. Volete dare, è giusto, se il vostro lavoro è di sistemare l'Italia... Non possiamo avere un debito pubblico di così alta intensità perché voi partiti non capite quello che dovete fare o pensate soltanto alla vostra calzetta. Saluti Giacomo, è chiaro il messaggio che hai lanciato. E allora andiamo a vedere se questa veramente disaffezione, no, del sistema politico si concretizza poi nel momento dell'andare del voto. Quindi vediamo le tendenze a livello di sondaggi per quanto riguarda i partiti che si presentano alle elezioni. L'ultimo giorno in cui possiamo vedere questi sondaggi, vediamo se c'è anche questa percentuale di indecisi che potrebbe fare la differenza, per cui c'è caccia al voto degli indecisi, e quanti potrebbero essere le persone davvero che si esterneranno al voto. Ma quindi ultimo giorno di sondaggi, i sondaggisti ovviamente si sono scatenati e visto che comunque i risultati sono ridotti, comunque la forbice si è ridotta, ognuno tira dalla sua parte. Ad esempio, questo è il sondaggio che ha pubblicato sul Corriere della Sera, realizzato appunto da Mannheimer. Adesso, se riesco ad aprire la tabella, eccolo qua, vediamo qua per quanto riguarda le... coalizioni, vediamo che secondo appunto questo sondaggio il totale del centro-sinistra sarebbe 37,2%, con un Partito Democratico al 32,2%, Sinistra Ecologia e Libertà al 3,5% e altri partiti centro-sinistra 1,5%. Per la coalizione del Popolo della Libertà invece siamo del centrodestra al 29,7%, con un PDL al 22%, una Lega Nord al 5,4%, poi abbiamo un centro di Monti al 12,9%, altri partiti 20,2%. Questa è l'analisi che fa Mannheimer. Chiudo un secondo, vado a prendermi Repubblica,
e dove qua insomma ci sono altre tabelle, insomma. Vediamo per quanto riguarda la Camera dei Deputati, coalizione di Bersani al 34,1%, quella di Monti al 16%, quella di Berlusconi al 28,6%, quindi ci sarebbero circa 7 punti di divario, Grillo al 16% addirittura e Ningroia al 14%. Ingroia? Scusate, no. 4%. Lui è preoccupatissimo. Per me prenda quei tutti i voti che vuole adesso. Il problema è che non si presenti però con una lista di sinistra. L'ho vista saltare sulla Pietro, sedia, Grisia. Che c'ha zecca di Pietro con la sinistra? Per quanto riguarda... Vediamo questo sempre da Repubblica. Per quanto riguarda il Senato, poi la Lombardia... La partita insomma, più delicata. La partita Senato, appunto dai. Più delicata, coalizione del centro-sinistra, quindi PD e SEL, 34,2, qua stiamo parlando della Lombardia, e centrodestra 32,5. Questi sarebbero i dati, Monti al 15 e Grillo al 12. Però se vado a prendere ad esempio TG.com, vedo Berlusconi che dice... Stiamo per effettuare il sorpasso perché, ecco qua, siamo a 1 a solo 1,7 dalla sinistra. Ora sorpasso, queste parole. Beh, comunque, una quindi, cosa siamo sicuramente certi, queste due settimane che ci separano dal voto saranno piene di ogni proposta possibile e immaginabile e davvero saremo a vedere perché ci si gioca tantissimo, in modo particolare la partita è molto aperta in Regione Lombardia Foroni e qua siamo, se questi sono i sondaggi e questa è la tendenza, il paese chiunque salirà al governo è un fortissimo rischio di ingovernabilità. Allora il problema, allora, mi sembra che i sondaggi non sono molto univoci, no, cioè esatto. Vi sono alcune situazioni facendo una ricognizione dico quella che è la mia opinione. A me pare che si stia andando, anche se nulla è scontato, sono ultime due settimane di campagna elettorale per quanto riguarda le regionali, verso una graditissima da parte mia affermazione di Roberto Maroni che si sta testando sui 2-3 punti percentuali in più. Questo mi sembra, guardando tutti i vari sondaggi, però ripeto ancora... L'ultimo di Affari Italiani sicuramente dà le percentuali grigie lei, sopra il 39%. Ma ho visto anche ieri un sondaggio più riservato fatto da queste situazioni, poi si tratta di capire se supera il 40%, quindi scattano 12 consiglieri, se sotto il 40%, quindi meccanismi tecnici. Però questo è un orientamento consolidato, ma ripeto, sulle ultime due settimane di campagna elettorale ci impegneremo tantissimo per la fondamentale per una vittoria di Roberto Maroni. Mi pare che altrettanto sulla Camera i dati bene o male siano consolidati, rimane il grandissimo punto interrogativo del Senato e del Senato in Regione Lombardia, che penso che possa essere decisivo per le sorti del futuro governo, cioè capire se chi avrà la maggioranza alla Camera dei Deputati avrà anche una maggioranza al Senato oppure no. Penso che siano quelle le partite decisive, però al di là di questo, oltre ai numeri, penso che la politica sia anche cuore, passione, e comunque vada, ognuno è giusto che porti avanti le sue idee in queste ultime due settimane senza farsi influenzare dai sondaggi. A volte si chiede se sia giusto o meno che i sondaggi vengano bloccati le ultime due settimane e non divulgati, eccetera. Se questo è un motivo per chi si candida e ci crede veramente in quello che fa per impegnarsi al di là di come andrà, penso che sia un buon ci motivo. Si vede dopo la pubblicità, tra poco.
ancora in diretta. Stavo guardando sotto segnalazione di, dell'ottimo Grisolia, questo sito che è il termometropolitico.it, che fa la media di un po' tutti i sondaggi che girano, no? E quindi se vista le disparità così, e secondo questo sondaggio è un po' piccola la tabellina, però magari si vede, ecco, questo è come finirebbe alla Camera, no? Qua addirittura faccia il calcolo dei deputati, così al centro-sinistra ad esempio 346 deputati, al centro-destra 134, al Movimento 5 Stelle 65, al Senato 150 senatori al centro-sinistra, 103 al centro-destra, 25 al centro, quindi a Monti, 36 al Movimento 5 Stelle. Questo è facendo la media degli ultimi sondaggi da 7 giorni a questa parte. Quando è nel sacco. Boh, no, ma 150 non è la maggioranza, 158, in questo modo si direbbe che il Senato non c'è maggioranza. Sarebbe interessante l'astensionismo. Ma questo è un dato sapere, che sapere. Se le amministrative ci possono avere insegnato qualcosa, vedremo insomma che cosa accadrà adesso. Ma i dati sull'astensionismo, sui sondaggi, chiedo per... Sono determinanti per quelle delle quante. Quant'è questo? Ma Roberto, qua, su questo non fa la media della stessa. Se vediamo, ne prendo uno a caso, vediamo cosa diceva quello del Corriere, vediamo se c'è scritto qualcosa sulle astensioni. Tu cercano, intanto io prendo la telefonata. Pronto, sì. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, Maria Rodita. Sì, buongiorno. Mi chiamo Giuseppe, volevo salutare tutti. Un saluto poi complimento particolare lì al signore della Lega. Va bene, io dico di tenere duro, che ce la faremo. Io ho dato una sguardo qui al mio paese, abbiamo perso circa un 2%, però sono contento che diventeranno grillini, ma non diventeranno PD. Per noi c'è una cosa buona, no? Poi per un piccolo consiglio per diminuire il debito pubblico, io direi, siccome ci sono tutti questi signori in cassa integrazione, cassa integrati che percepiscono un piccolo stipendio, visto che lo stipendio ce l'hanno, allora perché non si potrebbe fare una legge e portarle tutte le mattine davanti al municipio, dove il signor sindaco le prende e le accompagna a fare dei lavori utili, diciamo, nelle nostre colline dove le piante muoiono, che non danno più i tartufi, e sarebbe un bene, così si risparmia i soldi da dare alle imprese che sono già in difficoltà. Le auguro un saluto a tutti e buona padagna al signor della Lega. Va bene, un saluto Giuseppe. C'è un articolo che oggi mi ha colpito tra i tanti articoli che si leggono, e ci arriva da Roma. A Roma c'è una casa che viene gestita, è una onlus, viene gestita per i bambini che sono malati oncologici. I genitori di questi bambini hanno messo in piedi questa struttura dove i bambini che vanno lì, insomma, per le cure, per combattere il loro terribile male, ci sono i familiari, e tra le altre cose, oltre ad essere molto meritevole questa casa che ospita i bambini malati, toglie anche un problema in termini proprio pratici agli ospedali, perché lascia a disposizione i posti letto, quindi fanno dei day hospital e poi proseguono il loro percorso in questa casa di cura. Va bene. È da anni che esiste questa struttura, da questo lunedì questa casa che ospita bambini malati oncologici è stata sfrattata, perché avevano un affitto mensile di 6.000 euro al mese, e cosa hanno pensato di chiedere? Dei geni, e all'interno di questi geni, perché loro fanno capo e fanno riferimento ad un ente nel cui consiglio di amministrazione siedono delegati di regione e comune, per cui c'è una responsabilità politica. Quest'ente ha pensato che questa casa doveva adeguarsi in termini di affitti e canoni di locazione, che non andava mica più bene questi 6.000 euro al mese, che peraltro questa famiglia, queste associazioni hanno sempre regolarmente pagato. Allora ha detto, siccome ti devo adeguare a questo canone, non ti faccio più pagare 6.000 euro al mese, te ne faccio pagare 30.000. Voi capite che da 6.000 a 30.000 euro c'è una bella differenza, e tutte queste famiglie, anche mettendo insieme tutto l'operato, l'associazionismo possibile e immaginabile, non ce la fanno. Ed è veramente una situazione vergognosa. Questo è il titolo di Repubblica: salvate la casa dei bimbi malati, via lo sfratto e scoppia la polemica. E allora io mi chiedo, se in una regione come la regione Lazio, dove c'è stato uno scandalo che ha messo in evidenza lo schifo del sistema della politica, dove ci sono stati dei soldi sperperati, siccome devono ripianare dei debiti oggettivamente evidenti, dove vai a prenderla dalla casa, anche dalla casa dei bambini malati oncologici?
Cioè, a questo stiamo arrivando nel nostro paese. Ma non è solo questo, è un esempio. I tagli che gli enti locali hanno avuto si stanno tutti andando nei tagli che i comuni, le province, eccetera, però versano nei confronti di scelte politiche. Sì, ma sto dicendo, sono scelte politiche miope. Oggi in Italia il sistema del welfare è un sistema di welfare integrato, perché il sistema pubblico oggi in Italia non riesce a coprire tutto. Abbiamo delle strutture come questa, abbiamo associazioni di volontariato, cioè persone che quando tornano a casa da lavorare o pensionati, eccetera, si dedicano agli altri e sopperiscono alle mancanze dello Stato con piccoli contributi da parte degli enti locali. Stanno spazzando via tutte queste situazioni. Da chi aiuta i bambini in ospedale, da chi delle associazioni di volontariato per i portatori di handicap, a quelle associazioni sportive che sabato mattina fanno giocare i bambini piccoli. Sono strutture che vivono con i 1000 euro al mese, gli 800 euro al mese, che gli dava il comune all'anno. Cifre che gli dava all'anno, che i tagli che gli enti locali hanno avuto stanno spazzando via. I problemi si vedranno fra qualche anno. Comunque, ma si vedono già adesso, figuriamoci. Ma il paradosso di questa vicenda, ma io ve la porto come esempio, proprio perché c'è un problema a monte gigantesco. Questa piccola Onlus ha vinto la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica per aver ospitato dal 2000 gratuitamente 600 ragazzini malati di cancro e le loro famiglie. E quindi, e grazie anche a questo intervento, i bambini potevano andare lì, fare il day hospital in ospedale e tornare a vivere lì, liberando quei famosi posti letto di cui parlavamo prima. E noi diciamo a queste famiglie qui, scusami, non voglio più 6.000 euro, ne voglio 30.000, ma non c'è un limite alla vergogna. Non c'è un limite alla vergogna, bisogna che stanno tagliando il welfare sociale. Ingiustizia è fatta. È una cosa inconcepibile, sì, si parla ancora, no. Però perché il problema è questo, tagliano il welfare sociale. Non tagliano i finanziamenti a pioggia, cioè i finanziamenti, i regali alle banche, non tagliano i finanziamenti alle industrie private, 31 miliardi l'anno di finanziamento. Il povero professor Giavazzi, che certamente non è un comunista ma un liberale, aveva fatto un piano, aveva detto potremmo ridurli di 10 miliardi e da lì recuperare risorse. È andata avanti, alla fine sapete qual era la proposta? 400 milioni. E il governo Monti non ha applicato nemmeno quei 400 milioni. Questa è la realtà. Continua ad esserci 31 miliardi di spese lì. E non vanno invece quei 31 miliardi che risparmiati potrebbero andare invece che al sistema di imprese, che va tutto in profitto e anzi va spesso questi soldi in ristrutturazioni, perché non è che delocalizzare una fabbrica è una cosa che non ti costa zero, no? Devi spostare a volte i macchinari, devi fare gli investimenti. Tutti questi, la stragrande maggioranza, non voglio fare il demagogo e dire il 100%, ma il 90% di questi soldi di finanziamenti alle imprese sono andati o al fatto che poi le imprese le hanno investiti in finanza, molto spesso creativa, oppure a favorire le ristrutturazioni, quindi i licenziamenti e le delocalizzazioni. Però, questa è la realtà. Poi si tagliano invece la sanità. Ma il problema è spesa regionale è sanità. Esatto, però l'80% della spesa. Allora, io ho fatto il presidente dell'ANCI, dei comuni della Lombardia, per 10 anni. Il problema di una separazione tra la sanità e il welfare è un errore clamoroso. Infatti bisogna arrivare ad un, lo dice certamente Ambrosoli, ma penso col buon senso di tutti noi, integrare la situazione diversamente. La parte strutturale mangia la parte del territorio, della medicina del territorio, del welfare locale. I comuni non hanno più un centesimo per fare. Io la coda davanti ai frati è triplicata. Di quelli che vanno a ritirare il cestino, si potrebbe dire, ma sono i nostri, si diceva una volta, non sono solo gli immigrati. Così? Il problema c'è, allora bisogna che ci sia una flessibilità, perché se noi continuiamo a finanziare la parte strutturale della grande realtà ospedaliera e non entriamo nel discorso territoriale dei servizi alla persona, che sono quelli dove va in crisi anche l'immagine dell'istituzione, perché è questa la situazione, non lo risolvi solo con le badanti, devi avere anche una realtà di dei hospital, si dice, per il breve o comunque di diurno per queste fasce. La popolazione è
aumentata moltissimo, allora bisogna riqualificare questa spesa. Quando tagliano lì si decuplica il danno sulla società e noi lo viviamo ogni giorno. Noi abbiamo degli ospedali che vedono degli associazioni di volontariato che raccolgono i soldi per mettere sulle strutture necessarie e le direzioni generali che tagliano i settori, pediatria dalle mie parti recentemente, altri settori, le analisi, la gente non sa più che santo votarsi. Allora bisogna intervenire in questa maniera e lo Stato lo vedono, la Regione adesso recuperando i danni dell'alluvione di 13 anni fa, magari con una sentenza al Consiglio di Stato, la gente non capisce più niente. Se io mi faccio mantenere nelle case dell'Aler e vado poi quando c'è l'alluvione per 3 anni a spese dello Stato va bene, se invece mi ripulisco la casa con qualche migliaio di euro, tra 13 anni mi richiedono indietro. È possibile? Ma il problema secondo me è un altro, è come al solito sta nel manico. Il problema, come diceva il telespettatore di prima, il pesce è vero, puzza sempre dalla testa. Queste situazioni sono direttamente correlate con la politica dei tagli lineari. Siccome i nostri politici non sono capaci di intervenire per capire dove stanno andando a toccare, dove ci sono degli sprechi e dove non ci sono degli sprechi, tagliano linearmente. Sappiamo tutti quanti, son cose che sono ultra note per tutti, ci sono delle amministrazioni pubbliche che hanno degli stanziamenti e che sanno di doverli spendere perché altrimenti l'anno successivo non gli vengono riconosciuti. Io ho toccato con mano un caso di una scuola che spendeva 40.000 euro per la manutenzione di un'aula didattica in una scuola che era veramente fatiscente, quando ogni anno comprare tutti i nuovi computer e buttarli via l'anno successivo probabilmente costerebbe 8.000 euro. Quindi il punto è quello, ci vuole gente competente che è in grado di capire dove è necessario intervenire. Toccare queste infrastrutture, queste situazioni è totalmente demenziale. Bisogna andare a intervenire nell'ambito della sanità, e su cui stiamo parlando del Lazio, non parliamo della Lombardia, ma in Lombardia per esempio ci sono 7 ospedali a Milano che sono ognuno di questi ospedali ha il proprio sistema di acquisti e ha il proprio sistema di magazzino. Su quelle aree lì è possibile fare dei risparmi veramente importanti senza andare a toccare assolutamente le quote e i finanziamenti da dare ai servizi e riversare questi soldi per comprare un nuovo impianto di TAC o per migliorare i servizi al cittadino. Sanità in Lombardia, Martinotti. Fa parte comunque del comparto sanitario. Intendevo dire che le associazioni di volontariato nella ricerca, nell'assistenza sociosanitaria, sia proprio nelle mani dei privati del volontariato, è un fatto indiscusso. Secondo me la politica non sa nemmeno quello che è successo, perché ha ragione il collega, è demenziale una cosa del genere. La politica avrà letto forse questa mattina questo fatto, ma io vorrei anche, e proprio per questo vorrei anche cominciare a dire che probabilmente non è solo la politica che sbaglia, ma ci sono anche degli operatori che non appartengono alla politica ma che fanno questo, che io vorrei proprio ascoltare, cioè come sono arrivati a una conclusione del genere. Cioè, quali sono le persone che hanno deciso di intervenire su una cosa che non è nemmeno discutibile, cioè non ha alcun senso? Come si può arrivare su una cosa del genere a portare un affitto da 6.000 a 30.000 senza rendersi conto di quanto scempio stanno compiendo? Per cui la politica su queste cose non ci arriva, non lo sa nemmeno, e allora occorre anche responsabilizzare. Qua dentro ci sono, le ripeto, qui dentro nel Consiglio di Amministrazione siedono delegati di regione comune. Ma manco sanno dell'esistenza, sono appunto persone messe lì che, e qui diamo ragione a questa cattiva politica che fino adesso ha operato senza cognizione di causa, senza rendersi conto nemmeno di cosa fanno. E dicevamo prima, la moralizzazione ha un significato, di nulla che mette una persona incompetente in un consiglio di amministrazione. Le commissioni hanno necessità di competenza, la politica ha uno scopo, ma poi ci vuole gente competente. Martinotti, noi abbiamo una reazione civile della gente, perché quando lo soffrono
E quando a Crema hanno tentato, con il caso Stalloni, di chiudere il centro di riabilitazione equestre, 300 ragazzi che attraverso l'equitazione sono stati... La gente ha reagito trasversalmente, cioè certo, c'è una capacità di indignarsi, si può dire così, sì, di ribellarsi, cioè scattano dei meccanismi per cui la politica poi è costretta... Ma poi l'hanno chiuso o l'hanno lasciato? No, la questione è ancora aperta, c'è un braccio di ferro, però... Ma quanto tempo? È certo, però c'è una reazione civile che lì è andata su un giornale, là è stata nella gente, quindi chi si presenta adesso deve assumere un impegno rispetto a queste cose. Aver bisogno della reazione civile... Sono fatti così. Una cosa esatto, del genere. Questo aver bisogno della reazione civile per realizzare una cosa di buon senso è una vergogna. Certo. È una vergogna. Sì, ma il vero problema è che c'è una parte, io distingo sempre, a me dà fastidio quando le telefonate, eccetera, parlano di politici in generale. Io conosco poco le persone qui, conosco Torchio per vicinanza. Posso dire che, se Torchio non si offende, noi siamo amministratori per l'esperienza, certo, che abbiamo a livello degli enti locali. Ci rendiamo perfettamente conto, al di là del colore politico, di com'è la struttura sociale, le esigenze di un territorio. Sembra che il livello politico, cioè chi fa le finanziarie, chi decide i conti, chi fa scelte ragionieristiche, non si rende conto che c'è un sistema di welfare che va a toccare, quindi che va a salvaguardare i più deboli, o comunque uno Stato sociale che è una ricchezza, perché la ricchezza di uno Stato non si misura solo con il prodotto interno lordo, ma anche con un requisito che si chiama prosocialità, cioè quanto sappiamo dare alle situazioni di debolezza, che è formato da parte pubblica e parte privata, e la parte privata molto spesso sono onlus, persone che lo fanno, ripeto, non perché alla fine del mese ci guadagnano, ma lo fanno per il loro impegno. Tutto questo pare che ci sia una parte dell'apparato statale, dell'apparato pubblico, dell'apparato burocratico, che ignora tutte queste situazioni. Vedete, vede lei che paradosso, cioè lei dice appunto le onlus non ci guadagnano, ci deve guadagnare un'istituzione passando un affitto da 6.000 a 30.000 euro. Guardi, posso dare un dato, parlo solo della provincia di Lodi, che è la provincia con 227.000 abitanti, iscritti nel registro provinciale delle associazioni, sono iscritte oltre 200 onlus in provincia di Lodi. Quindi se possiamo arrivare a 500-600 associazioni che operano nei settori più disparati, sociale, sportivo, cultura. A Milano abbiamo l'authority del volontariato nazionale, non dimentichiamo. Ci vediamo dopo la pubblicità. Scrivetemi, Michele Avola, @telecity.it, il fax 02 48 88 86 310, oppure chiamatemi 02 48 88 86 1.
Bentornati in diretta con Area Pulita. Allora, due aggiornamenti. Uno economico riguarda lo spread che schizza sopra i 300 punti e quindi insomma ritorna a far preoccupare. E poi le parole del leader del Movimento 5 Stelle, che pare ormai essere il terzo partito, dice Grillo: è solo questione di tempo, se non facciamo il botto subito lo faremo in autunno, perché restando così la situazione torniamo alle urne fra sei mesi. E questa è la convinzione del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che afferma: il Parlamento avrà uno scossone, sarà tutta un'altra cosa, e in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle l'ormai ex comico genovese fa il nome di Dario Fo come nuovo Presidente della Repubblica. Pronto? Pronto, buongiorno. 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 È Aria Pulita? Sì, Aria Pulita, chi sei? Sono una signora della provincia di Torino. Sì, prego. Volevo solo rispondere un po' per la sanità. Sì. Io vado controproducente alla mia pensione, per carità. Io e mio marito prendiamo 1700 euro al mese, tra tutte e due. Però se... non so, guardassero anche un po' il sistema dei ticket e degli sprechi, vado contro producente, però dico, c'è tante persone anziane che vanno a fare degli esami che non ne hanno bisogno, e ci sono degli operai che guadagnano 1200 euro al mese e hanno una famiglia e devono pagare 66 euro di ticket per fare un esame. Si potrebbe anche guardare un po' da quella parte lì, cioè risparmiare, pagarli tutti i ticket, però pagarli meno, perché c'è tante persone anziane che guadagnano pure 36.000 euro all'anno, che sono esenti da ticket, però hanno la possibilità di pagare i 35 euro per l'esame. Cioè, tu li vuoi su base reddituale, chi ha più soldi può anche insomma pagarsi un ticket. L'hanno portato a 66. Io vedo nel mio piccolo paese delle persone che ogni sei mesi, io vado a farmi questo perché tanto non pago, io vado a farmi l'altro perché tanto non pago. C'è un medico che stabilisce degli esami e delle eventuali priorità in termini di urgenza, che uno si sveglia la mattina e ci vado a farmi un esame così, c'è un medico che stabilisce la necessità o meno di fare un esame. Ecco, io però non la metterei insomma su persone che possono meno risparmiare sul fare degli esami, soprattutto sulla fascia della popolazione anziana. Io invece metterei la discussione, signora, su come affrontare il delicato tema della sanità, i ticket che sono, se parliamo della regione Lombardia, aumentati sulle prestazioni sanitarie, e come cercare di calmierare questo di fronte a quelle persone che sono in cassa integrazione, che sono disoccupati, che non hanno il lavoro e che, guardate, alla fine, conti alla mano, quasi quasi conviene più andare a farli privati che andare a farli con quelli sanitari, perché la varia sommazione dei ticket più anche la finanziaria dell'anno scorso, quindi del 2011, porta insomma il conto parecchio, parecchio salato, Martinotti. E sul tema della sanità, insomma, uno sulla salute uno non può risparmiare. Certamente. In termini di regione, ovviamente, perché un cittadino deve risparmiare come? Perché sennò uno arriva a dire quello che sento in diretta da alcuni cittadini: non ho i soldi per curarmi e non ho neanche soldi per mangiare, cosa faccio? O mangio o mi curo? Allora mangio e non mi curo. E questo arrivano a dirti oggi. Certo, partiamo da un presupposto comunque che la sanità lombarda, non solo italiana, ma parliamo di quella lombarda, è comunque una sanità che non cambierei con nessun altro paese al mondo, perché quantomeno tu arrivi in un ospedale, in un pronto soccorso, e ti abbracciano, ti prendono e ti curano. Ora, il problema è anche un problema di educazione da parte dei cittadini, a prescindere dai ticket, costi o non costi. Il problema è che forse molti ospedali, molti pronti soccorsi sono intasati proprio anche da visite inutili o da una mancanza di educazione anche alla visita. Per cui... Ma funziona, Martinotti, il medico di base, il servizio della guardia medica? Ma funziona, sicuramente ci sono grossi problemi, forse occorrerebbe... anche qui, cioè fare sì che il medico di base sia un po' più dotto nel merito. Un tempo il medico di base era il medico che visitava,
che dava delle indicazioni. Oggi mi sembra che il medico di base compili un documento e ti dice vai a fare gli esami al pronto soccorso in ospedale. Ecco, questo è un aspetto che andrebbe un attimino modificato. Forse ecco, su questo il medico di base dovrebbe avere una maggiore esperienza. Insomma, tutti noi ci ricordiamo quando c'era il famoso medico che arrivava e ti di curava famiglia. In famiglia, ti curava. E sapeva tutto di te, di nonno, mamma, papà, zii, tutta la famiglia, l'albero genealogico. Ecco, adesso questo fatto di non assumersi più ogni responsabilità ha un attimino portato tutti per togliersi le responsabilità. Ecco, questo non va bene. Forse è una di quelle cose che, in modo particolare la sanità, che andrebbe vista con grande attenzione, perché qui la politica ha un compito, ma la sanità ha bisogno di persone tecniche, di persone che comprendono il vero senso della parola. Non ci possono essere politici nelle commissioni e non comprendono le questioni. Detto questo, forse sulle farmacie potremmo guardare un po' di più. Anche la farmacia può diventare un punto, un primo punto, un primo baluardo di assistenza medica. Insomma, alcune cose, andando a valorizzare anche la farmacia, possono anche essere mandate lì. Ci possono essere sicuramente dei pronti intervento collocati nelle varie città, ma che servono semplicemente per alleggerire il peso che l'ospedale e la sanità ha. Però possiamo essere d'accordo di non nominare più i direttori generali in base alla tessera politica. Sono d'accordissimo con lei. E tu che sei amministratore come me, parlo con il presidente Foroni, questa roba di togliere gli amministratori locali dalle situazioni di gestione della sanità è stata una puttanata tremenda, possiamo dire vero questo? Questo è un altro. I direttori generali messi da un partito, telecomandati e paracadutati da altre parti che non hanno riferimenti territoriali. No, ma non comprendono nemmeno che cosa devono fare. Ecco, questo è un'altra delle situazioni gravissime che abbiamo addosso. Cioè, in un reparto vi è un primario ospedaliero, non vi è un politico o un direttore emesso. È lo stesso, un direttore generale in un ospedale o capisce di sanità e di attività gestionale, altrimenti voglio dire non... Emergenza sanità, Salis. 18 ore in pronto soccorso per avere un letto di guardia. Questo è il giorno di oggi, la denuncia di un paziente, l'ospedale dice assistito al minimo. La struttura, il direttore della medicina d'urgenza dice si fa il massimo con quello che c'è, il nostro lavoro è cambiato negli ultimi anni. E poi in corsia il viaggio tra muri scrostati, attese infinite, il viaggio nelle strutture pubbliche. Un anno fa l'inchiesta nei principali centri della città, la situazione è andata via via, insomma, peggiorando. Ma io concordo con Martinotti, la sanità in Lombardia è sicuramente una delle eccellenze a livello mondiale. In termini di rapporto tra prestazione sanitaria e accessibilità della prestazione stessa. Però esistono e lo dimostrano tutte le inchieste che ci sono state in questi ultimi anni, una montagna di soldi che si possono risparmiare da tutti quelli che non sono le spese per la spesa sanitaria che non hanno nulla a che fare con la prestazione sanitaria. Cioè, la prestazione sanitaria, i fondi sulle prestazioni sanitarie non devono essere assolutamente toccati. Bisogna lavorare su tutte le infrastrutture di contorno, quindi gli acquisti, la logistica, i servizi generali, che sono sicuramente aree in cui esiste la possibilità per i vari direttori di ASL di cui parlavamo prima, nominati politicamente, esiste lo spazio per questi, per una gestione, diciamo così, non oculata. Stiamo sul pratico. Ma la sanità va sviluppata, i ticket sono una cosa inconcepibile perché è una doppia tassazione. La sanità è pagata da chi paga le tasse, quindi in primo luogo operai e impiegati, e quindi non si vede perché devono esserci dei ticket. L'altra cosa da fare, un discorso lungo ma su cui insistiamo, è il fatto che la regionalizzazione della sanità si vede con lo sviluppo enorme degli scandali dalla Lombardia, quindi dalla nostra regione, alla Puglia, la regione di Vendola, in cui mezza giunta è stata messa, non dico in galera, ma insomma denunciata e forse finirà in galera, inquisita. La regionalizzazione della sanità ha aumentato la corruzione, ha aumentato le spese, tant'è vero che oggi sull'acquisizione dei beni per la sanità si dice torniamo a un conteggio nazionale. Bisogna tornare a una sanità Foroni nazionale. E chiudiamo. Allora, il discorso della sanità in Regione Lombardia. Il discorso della sanità in Regione Lombardia è un discorso molto semplice. È una sanità che, al di là di determinate distorsioni, e voglio dire, quando si parla di pronto soccorso bisogna anche distinguere
oggi com'è diventato il pronto soccorso, perché andando a visitare i pronti soccorsi ci sono tutti. Persone dobbiamo che invece di andare tutti. Allora il problema è anche un problema di costi, perché non è possibile che una siringa costa un centesimo in Lombardia e 30 centesimi in regione Campania e dobbiamo ancora noi essere quindi torniamo sui costi standard. Grazie, grazie Martinotti, grazie Foroni, grazie Salis, Grisolia e Torchio per essere stati con noi. Rapidamente, dove ci mandi a trascorrere il fine settimana? Diamo il consiglio come sempre del weekend, è carnevale, quindi andate nei vostri paesi a festeggiare il carnevale, noi ve ne segnaliamo due, c'è quello di Treviglio, molto carino, molto particolare, ovviamente in tutti i paesi, sfilate, in maschera, carri allegorici, eccetera, eccetera, e poi vi segnalo anche quello di Lanzo Torinese, in provincia di Torino, ma questi sono solo due, dopodiché scendete, Crema, Cremona, Pavia, Milano, come ti tutte vesti? Le città. Come ti vesti? Bah, mi vestirò da Simone Arrigoni, questo carnevale mi imbruttirò a tal punto che sarò quasi uguale a te. Ci vediamo lunedì. Bene, buona lunedì con la ripresa mattina e dopo alle ore 12.